Ora, vai, veniamo a cose meno schifose, ovvero parlare di true crime. Parlare di true crime che questa volta è internazionale, cioè tra Italia e America. Ed è una storia che sicuramente avete sentito nominare, sebbene sono sicura non abbastanza, perché il caso Chico Forti è un caso che non è diventato così mediatico come altri, nonostante ne avesse estremamente bisogno. Diciamo che di questa storia ne hanno sempre parlato un po' le emittenti più satelliti, diciamo, non, come dire, non hanno dato molto spazio i telegiornali o la televisione pubblica, quella che guarda anche mia nonna, ok? Solo ultimamente si sono mossi un po', ma io vi ricordo che questo caso va avanti da 20 anni, da più di 20 anni in realtà, perché è dal 98 che lui è dentro, quindi stiamo parlando di 23 anni. Cioè, raga, è tantissimo. Allora, qui gli Stati Uniti sono comportati veramente di merda, ma non credo che sia un problema legato ai rapporti internazionali, quanto più al solito problema che quando si identifica un probabile colpevole e ti metti in testa che la pista è quella, tu devi per forza, no, far tornare le cose in pista. Mi ricordo quanti anni ho, visto che sono del 98. Ecco, cioè, capite che ci sono qui delle persone che sono nate, cioè, nel momento in cui lui è finito in carcere e la cosa è andata avanti, avanti, avanti un bel po'. Io poi mi rendo conto che in ogni stato ci sono delle procure diverse, ci sono delle modalità diverse, ci sono degli stati che hanno la pena di morte, degli stati che non ce l'hanno. Quindi parlare di America è un po' vasta come questione, sono certa che ci sono anche delle profonde differenze. E a Chico è andata proprio di sfiga estrema, cioè c'è proprio stato un accanimento nei suoi confronti. E qui non si tratta tanto di fare complottismo quanto di guardare i dati. Quindi io oggi vi riporto sia le prove che ci sono contro Chico, sia quelle che assolutamente non ci sono e che magari invece ci sono contro un altro soggetto. Quindi insomma, tra l'altro stiamo avendo buone notizie ultimamente. Pare che siano gli ultimi giorni di carcere per Chico, perché finalmente, finalmente lo Stato italiano si è mosso e ha richiesto, diciamo, la sua grazia. Gli è stata concessa a dicembre, tra l'altro, gli è stata concessa. Però ancora, diciamo, deve essere trasportato in Italia, ma è una questione di giorni, è una questione di giorni, poi lui tornerà libero in Italia. Quindi dai, cioè, sta per finire bene. Speriamo che poi non si ribalti tutto, perché considerato che ci hanno anche messo un sacco di tempo. Allora, io non mi voglio addentrare nella politica perché ovviamente ci sono anche delle dinamiche politiche intorno a questo caso, cioè non ci sono, nel senso che la politica se n'è sempre abbastanza sbattuta le palle, se non il governo 5 Stelle e Lega con Conte, che ne possiamo pensare, sono stati gli unici a fare qualcosa per rendere possibile la scarcerazione. Poi io non mi voglio inserire in questi discorsi politici perché non è veramente il campo mio e faccio una figura da cretina se lo faccio, quindi evito. Allora, Enrico, adesso ve lo faccio vedere. Enrico è costui. Lui è un uomo italiano che proviene da Trento, però è andato a vivere in America ad un certo punto della sua vita. Poi vi racconto bene come. Lui in questo momento ha questo aspetto qui, quando è finito in carcere aveva questo aspetto qua, quindi, cioè, insomma, 20 anni in galera, 23 anni in galera, fanno il loro corso e si sentono, cioè immaginatevi che comunque passare, già abbiamo sentito la testimonianza di Sollecito, passare 4 anni in galera è terribile, ti toglie la vita e la serenità e ti fa ammalare e ti fa avere anche dei problemi fisici dopo. E pensate, 20 anni, 20 anni. Ma adesso vi racconto la sua storia da capo.
Lui adesso ha 62 anni ed è stato messo dentro che ne aveva 23 di meno, quindi fateci conti voi perché sennò non ce la posso fare. Lui è stato condannato al carcere a vita in America per omicidio, cioè per aver ucciso un uomo a Miami. Ovviamente lui ha sempre gridato la sua innocenza e adesso dalle prove che vi mostrerò, come vi racconterò un po' il caso, capirete che forse ha anche un po' ragione, insomma. Nonostante gli avessero, tra l'altro, proposto di tornare in Italia nel caso in cui lui si fosse, come dire, avesse ammesso la sua colpevolezza. E quindi gli dicevano, perché lui era un po' che voleva essere trasferito in Italia, anche in carcere, no? Però in Italia. E continuavano a dirgli che sarebbe stato possibile solo nel momento in cui lui si fosse professato colpevole, cosa che lui ha sempre rifiutato di fare, perché lui giustamente dice: io non posso dire di essere colpevole di una cosa che non solo non ho fatto, ma che proprio io non c'entravo assolutamente nulla. Comunque. Vediamo un attimino come inizia la sua storia. Lui, tra l'altro, ad un certo punto è apparso anche in TV, perché ha partecipato a Telemike, che era una trasmissione di Mike Bongiorno, un concorso a premi, in cui lui, tra l'altro, diventa campione e riesce a vincere, scusate, 86 milioni di lire. Stiamo parlando degli anni 80, quindi. Stiamo parlando un po' di storia. Io, tra l'altro, questa trasmissione non l'ho neanche mai vista. Comunque, con questi 86 milioni, lui si è fatto cassa e decide di mollare l'Italia e andare a vivere in America con la moglie che aveva all'epoca, che poi non sarà la moglie che avrà successivamente. Comunque, Kiko è uno sportivo, è uno atletico, è sempre in movimento ed è in particolare appassionato di windsurf e di vela, quindi fa anche della sua passione la sua professione, quindi diventa un velista professionista, diventa uno sborone sostanzialmente, fa tutte le cose con il surf, le cose nell'acqua che io non conosco, e però a un certo punto dovrà fermarsi per questa castina. Ciao, dovrà fermarsi con questa carriera perché avrà un incidente, quindi non riuscirà più a essere così sportivo professionista. Ok, benissimo. Quindi, insomma, mollata questa carriera, lui si dà al videomaking, cioè sostanzialmente si mette a fare l'operatore di macchina, montare video e cose, che tra l'altro è un mestiere improvvisato perché lui non aveva una vera e propria formazione in merito, cioè è una cosa che si è messo a fare lui, però, capito, a quell'epoca poteva anche funzionare magari, e per lui ha funzionato, infatti è diventato bravissimo ed è diventato negli anni un famoso produttore televisivo in America, lì a Miami, perché lui vivrà in Florida, Miami, e i suoi documentari, per dirvi, i suoi documentari li pagavano 250.000 euro l'uno, quindi dollari, scusate, quindi nel senso capite che era uno che ci aveva veramente avuto il successo pieno. Comunque, veramente queste persone che qualunque cosa si mettono a fare diventano i top leader di gamma, mi fanno venire l'arterio. Cioè, allora, fai il velista, diventi il campione del mondo di vela. Poi ti fai un incidente, non lo puoi più fare, allora ti inventi di fare il videomaker, bam, ci riesci subito, diventi uno sborone, un produttore della TV. Cioè, va bene che erano gli anni 80, però, raga, cioè. Ci sono queste persone, mi fanno venire una gran rabbia. Comunque, a quel punto lui c'ha i big money e quindi insieme alla moglie si trasferirà in questo quartiere esclusivo di Miami, che raga è veramente una figata. Cioè, è un quartiere super lusso con praticamente hanno il parco privato con il laghetto, cioè una tipo un'insenatura con le barche, che ognuno ha la sua barca, cioè una roba sboronissima. A questo punto Kiko però si separerà dalla sua moglie e si metterà con un'altra ragazza americana che poi sposerà, che si chiama Ether. Quindi lascia moglie italiana e si mette con un'americana. Con questa avrà tre figli, un maschio e due femmine, che si chiamano Francesco, a 23 anni, Jenna Blue, attualmente a 25, e Savannah Sky.
Tra l'altro non ho capito perché hanno dato un nome normale solo al figlio maschio, perché scusate, ma Savannah Sky e Jenna Blue, che fanno insieme Blue Sky, non lo so, è strano, vabbè, che gli americani con i nomi sono così, immaginate che comunque questi figli, quando lui è finito in carcere, avevano uno 5, uno 3 e l'altro un anno, quindi no, non lo hanno praticamente potuto avere come padre. Cioè, questa cosa tenetela presente. Ora, i suoi figli, tra l'altro, vivono a Honolulu, nelle Hawaii. Bellissimo. Cioè, tra l'altro, sta gente veramente sempre in posti meravigliosi. Con la ex moglie, perché adesso Heather è diventata la sua ex moglie. Perché? Perché chiaramente lui, dovendo stare in prigione così tanti anni, ha pensato di lasciare libera la moglie, di rifarsi una vita, anche per cercare, insomma, un altro uomo che potesse fare da padre ai suoi bambini e che non fossero costretti a fare la vita, della spola tra andare a trovare il padre in carcere e casa. Quindi, non augurandosi questo per la sua famiglia, ha giustamente consigliato anche alla moglie di andare a vivere altrove e rifarsi una vita. E questa cosa deve essere anche terribile perché poi a quel punto tu rimani veramente da solo. Però nel caso di Kiko, lui ha avuto una grande fortuna, cioè non è mai rimasto veramente da solo perché in Italia ha degli amici, dei parenti che seguono ancora, ci hanno seguito per 20 anni questo caso, si sono sempre battuti giorno per giorno, organizzando eventi, cercando di sensibilizzare la comunità, cercando di insomma anche arrivare, no, alle personalità politiche per cercare di spingere l'Italia nel fare qualcosa nei confronti di questo nostro connazionale ingiustamente carcerato. E poi finalmente ce la stanno facendo solo adesso, per 23 anni, raga. Quindi diciamo che lui siamo rimasti al fatto che insomma, si è messo con questa nuova donna americana, si è sposato, ha avuto 3 bambini piccoli. Quando aveva 3 bambini piccoli, in quel momento della sua vita, lui era al top della vita, cioè aveva realizzato tutti i suoi sogni, era un uomo di successo. Tra l'altro, tutti i suoi investimenti li aveva, cioè i suoi investimenti li aveva reinvestiti in delle proprietà immobiliari, quindi era uno anche che faceva compravendita di immobili. E era un imprenditore in tutto e per tutto, faceva il produttore in TV, ok? Quindi, cioè, rendetevi conto che aveva veramente tanto da perdere quest'uomo, ma tantissimo. E purtroppo il 15 febbraio del 98 troveranno su una spiaggia di un isolotto vicino a Miami il cadavere di questo Dale Pike, che è questo ragazzo qua. Ok? Trovano il suo corpo steso nudo a pancia in giù sulla, insomma, poco più rientrante tra i cespugli della isoletta e sparato con 2 colpi alla nuca con una calibro 22. E ovviamente il nostro Kiko è in carcere per questo omicidio. Ma veniamo agli eventi, cioè come è finito in carcere Kiko per questo omicidio? Effettivamente c'erano dei collegamenti tra Chico Forti e il caro Pike. In realtà i collegamenti partono da suo padre, che in questa foto, scusate, vedete alla sua qua, non mi, cioè, sulla destra, con la camicia blu. Questo è il padre della vittima, ok? Bene. Kiko e il padre, che si chiama Tony Pike. Tony Pike, poi vedremo che è un personaggio che qua veramente, cioè, c'è da dirne che ci sarà da dirne su questo Tony. Probabilmente, non so se qualcuno di voi già lo conosceva, Tony Pike, perché è stata una figura abbastanza caratteristica di quegli anni, era molto, come dire, vicino alla musica anni 80, ha fatto dei video vabbè, poi vedremo. Comunque,
No, non era un tuo compagno di classe. Allora, lui in realtà era il titolare dell'albergo Pikes Hotel che si trova di Ibiza. Questo albergo non era un granché, cioè non vi immaginate l'albergo di lusso, cosa, era molto semplice. Però negli anni 70 e 80 va molto di moda. E diciamo che invece è tipo uno degli hotel di Ibiza più frequentati dalle star. E addirittura c'è stato anche Freddie Mercury. Poi altre star degli anni 70-80 che non vi sto a nominare anche perché non le conoscevo e quindi non me le ricordo. Però vi giuro che era frequentato da top VIP, cantanti, attori, eccetera. Quindi Tony Pike era sempre attorniato dalle star e anche dalle robine, quelle che ti modificano la coscienza, ecco quelle. L'hotel però nel 98, 97, 98 ormai è da qualche anno che non sta più andando di moda e che sta colando a picco, nel senso che non ha più gli introiti che aveva prima, anzi, diciamola tutta, è in fallimento. E quindi Tony, essendo amico di Kiko, gli chiederà se vuole comprare questo hotel e Kiko accetta di comprare l'hotel, nonostante sia sostanzialmente in fallimento, perché Kiko, noi lo sappiamo, qualunque cosa tocca diventa oro, quindi c'era anche la possibilità che comprando questo hotel avesse, cioè, avrebbe potuto magari renderlo poi qualcosa di produttivissimo, no? Aspetta, è quell'albergo in cui partivano tonnellate di coca? Yes! Tra l'altro hanno fatto anche un documentario nel 2000. 15, 16, non mi ricordo, comunque non tanti anni fa, dove c'era proprio Tony Pike che raccontava le vicende, le vicissitudini di quell'hotel e raccontava che era proprio sesso, droga e rock and roll, ma letteralmente proprio. Cioè lui a un certo punto dirà che, ah sì, perché c'era una sera, vedi questo tavolo non si vedeva di che colore era, perché era tutto pieno di cocaina. Bello, tiratela, ok. L'ho visto, mi pareva di averlo già sentito, ma era un simbolo più che altro in quell'epoca. Adesso quell'albergo lì credo che non abbia più senso di esistere, ecco. Comunque, mettono, insomma, cominciano a fare questa trattativa ed è per questo motivo che arriverà anche Dale, ovvero il figlio di Tony. Arriverà a Miami da New York perché loro vivevano a New York, Tony e suo figlio. I tali Pike vivevano a New York. Quindi dovevano prendere l'aereo per andare a Miami per fare trattative con Kiko. A questo punto, tra l'altro, arrivavano anche per altri motivi, per partecipare a degli eventi, eccetera. A questo punto, però, Dale doveva rimanere a dormire a casa di Kiko. E questa era una situazione un po' difficile da gestire per Kiko, perché, come dire, Kiko era insieme alla moglie e ai figli, no? Con la vita perfetta, con uno stile di vita molto borghese, altolocato, e invece qui stiamo parlando di due soggetti che, insomma, sesso, droga e rock and roll erano molto, molto, molto libertini, cioè per dire la prima volta che la moglie di Kiko ha incontrato Dale, gli ha detto: oh, sono appena stato con due professioniste del sesso per fare il sesso, e quindi c'è rimasta un po' così. Poi capite che sono, insomma, pregiudizi e insomma, un po' di disagio nell'accettare in casa un soggetto del genere. Tant'è che Kiko inizialmente gli aveva detto che poteva stare a casa sua, ma poi gli aveva anche proposto delle altre alternative proprio per evitare che la moglie dovesse rompere le scatole, insomma, per questa presenza, no? In ogni caso, il patto era che Kiko sarebbe andato a prendere Dale all'aeroporto. Quindi Dale parte da New York e arriva a Miami con l'aereo. Kiko lo va a prendere, ma poi in realtà ha un altro impegno subito dopo, perché dovrà andare a un altro aeroporto, sempre di Miami, a prendere il suo suocero che stava tornando per stare un po' stava tornando dall'Italia per stare un po' con loro. E, no, dall'Italia, scusate, vabbè, niente, comunque stava arrivando con l'aereo per stare con la famiglia sua. Fatto sta che Kiko andrà in aeroporto a prendere Dale. Gli darà un passaggio
24 ore dopo Dale verrà trovato morto sull'isolotto a Miami. Ma andiamo a fare tutto un'analisi di cosa è successo per Benino quella sera, almeno secondo di quelli che sono le ricostruzioni da parte di Kiko. No, lui era un personaggione così, tra l'altro era anche Tony, era anche malato di AIDS, ma diciamo che ci passava sopra, poi capiremo, questo è il padre, eh? Adesso stiamo parlando di Dale, che è il figlio, adesso ve li faccio vedere tutti e due, così ce li abbiamo presenti. Allora, quella sera Kiko andrà a prendere il Dale, il suo amico Dale, all'aeroporto, e secondo i piani sarebbero dovuti tornare direttamente a casa, quindi lui l'avrebbe smollato a casa sua per poi subito schizzare nell'altro aeroporto per prendere il suocero. Però cosa succede? Che Dale a un certo punto vuole fermarsi a comprare sigarette perché non ha le sigarette, e quindi si fermano a una gas station lungo la strada, dove c'è anche il mini market dove ci sono le sigarette, no? Quindi Dale scende dalla macchina mentre Kiko rimane in macchina. Dale scende, entra nel negozietto, compra le sigarette, e uscendo dal negozietto c'era una cabina telefonica. A quel punto Dale si mette a fare una telefonata. Ah, Kiko era in macchina, che c'aveva appuntamento, che doveva andare a prendere il suocero dall'aeroporto, quindi era anche lì che diceva: oh, ti dai una mossa, perché questo qui è stato al telefono 10 minuti. E quindi già Kiko diceva: ci muoviamo. Quindi a un certo punto Dale ha mollato la telefonata e si è infilato in macchina. Secondo i piani sarebbero dovuti andare a casa di Kiko, no? Però a quel punto Dale dirà: no, no, guarda, non c'è bisogno che ti preoccupi per la mia sistemazione, perché adesso io ho telefonato a un amico, ci vediamo lì con lui e altri amici, e poi rimango da lui, quindi non c'è bisogno che mi ospiti tu a casa. Cioè, ovviamente per Kiko questa era una grande liberazione, no? Per cui lo accompagna, no? Dove deve andare. E Dale chiederà di essere accompagnato nel parcheggio di un ristorante, tale Rusty Pelican. E praticamente in questo parcheggio c'era già una Lexus bianca ad aspettare Dale. Una Lexus bianca guidata da un uomo molto fighetto, a dire da Kiko, cioè un uomo tutto ben vestito con la camicia bianca un po' aperta, tutto stiloso, insomma un bell'uomo, quanto si suol dire, elegante. E praticamente Dale sale su questa macchina. Ovviamente Kiko è tranquillissimo perché non sospetta che ci siano dei problemi rispetto a ciò. E fa anche una telefonata alla moglie, in quel momento la chiama per dirle che sta andando a prendere il suocero, eccetera. Un Chad in pensione. Sì, beh, diciamo che qui la famiglia, buon sangue non mente, come si suol dire. Il problema qual è stato? Che il cadavere di Dale, nell'isolotto lì vicino a sud di Miami, è stato trovato in linea d'aria a mezzo chilometro dal ristorante. Quindi diciamo che l'ultimo posto in cui lo ha lasciato Kiko è molto 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 vicino al posto dove troveranno poi il suo cadavere, e quindi questa cosa già non l'hanno, insomma, non lo mette in una bella posizione. Sfiga, ovviamente, ma non lo mette in una bella posizione. Ehi. Però a quel punto Kiko andrà realmente all'aeroporto a prendere suo suocero e poi tornerà a casa sua. 24 ore dopo troveranno il corpo di Dale, ma non diranno nulla a Kiko di questo ritrovamento. Non lo avviseranno, perché lui non saprà assolutamente niente rispetto a questo ritrovamento. Lo viene a sapere soltanto 3 giorni dopo, e in un modo veramente orribile. Cioè, praticamente Kiko deve andare a New York per lavoro e si dà appuntamento, tra l'altro, con Tony Pike, che era il babbo di Dale.
e con cui deve andare a un evento, se non mi ricordo male, tipo gli MTV Music Awards. Io non so se vi ricordate gli MTV Music Awards, ma a parte che non pensavo che ci fossero da così tanti anni, però era tipo un evento dove c'era Robbie Williams che cantava, c'era tipo dai, tutte quelle cantanti pop bionda famosa, che poi si ripetono nel tempo. Allora, siamo arrivati che Kiko 3 giorni dopo all'arrivo di Dale a Miami deve fare un viaggio di lavoro a New York ed era d'accordo di incontrarsi con Tony, che appunto è il padre di Dale, no? Di incontrarsi con Tony per andare agli MTV Music Awards. Tra l'altro non so se dovesse lavorarci a questi MTV, non ho capito. Comunque doveva andare a New York per lavoro. Solo che quando arriva a New York non trova Tony. A quel punto chiama la tipa di Tony, che a quanto pare Tony aveva 57.000 tipe, quindi una tipa di Tony. E questa tipa gli dice che Tony aveva appena preso un aereo per andare a Miami. Perché suo figlio era morto. Kiko ci rimane di merda perché dice: cazzo, com'è morto? Io non sapevo niente. Questo sta venendo a Miami, non mi ha detto niente. Però dice: vabbè, ci sta che magari uno appena sa questa notizia non è che si preoccupa di avere l'appuntamento con l'amico per andare agli MTV Music Awards. Parti e parti, no? Quindi ci sta. A questo punto Kiko, sconvolto, prende immediatamente l'aereo per tornare a Miami, da New York a Miami, quindi praticamente lui ha fatto una volata, ha telefonato e poi è rivolato indietro. E tra l'altro l'aereo che prenderà Kiko arriverà a Miami prima ancora di quello di Tony. E per cui Kiko dice: perfetto, allora io adesso mi metto qui agli arrivi e aspetto Tony, così lo incontro e capisco cosa è successo e posso stare anche, come dire, seguire un po' la vicenda. Ma purtroppo Kiko aspetterà ore e ore in aeroporto, ma Tony non scenderà mai dall'aeroporto. Come mai? Che fine ha fatto Tony? Adesso lo scopriremo. Praticamente, poco dopo, la polizia chiamerà Kiko e gli dirà: vieni! Ma come al solito, vieni come persona, come dire, informata sui fatti. Volevano parlare appunto della fine di Dale, dell'omicidio di Dale. Anche perché ricordatevi che Dale è stato trovato, poi dopo vi racconto meglio com'era la scena del crimine e tutto il resto, ma è stato trovato nudo, completamente nudo, a faccia in giù, così, su un isolotto a sud di Miami. Con tra l'altro tutti i suoi documenti lì accanto e con 2 colpi alla nuca da una calibro 22, quindi come dire, proprio giustiziato in qualche modo. Ora la polizia lo contatta e lui andrà dalla polizia per fare 2 chiacchiere come persona informata sui fatti, no? Perché insomma, per dare qualche informazione. E qui c'è il primo grande errore. Perché anche quando, e io ve lo ripeterò sempre perché questa è un'informazione per la società, buga per il sociale, se mai vi dovessero chiamare in questura per testimoniare, anche solo di una cosa per cui siete testimoni oculari, anche solo di una cosa per cui siete parenti di e siete certi di non c'entrare assolutamente, quindi pe non pensate che sia necessario avere un avvocato? No, è sempre necessario avere un avvocato, raga. Cioè, non si va a fare degli interrogatori, non si va a rilasciare delle testimonianze senza l'avvocato, mi raccomando. Perché qua questo è stato uno dei suoi più grandi errori, ma proprio uno dei più grossi. E vedete che la storia si ripete, cioè come è successo anche a Sollecito che ce lo diceva ieri, no? Cioè vado in questura come persona informata sui fatti, come persona che può dare delle informazioni utili a risolvere il caso e poi ne esco in manette. Ecco, sono cose che succedono in tutto il mondo, quindi io qua non, come dire, non. Nel caso Raffaele Sollecito, Amanda Knox e tutto, ieri vi sentivo anche dire: in America funziona meglio che da noi, vedi perché in America. No, non è vero, assolutamente. E credo che la giustizia sia veramente qualcosa di
cioè che dipende dagli eventi, dalle persone che ne fanno parte, da cosa succede in quel momento. E non credo che si possa dire la giustizia di un paese è meglio ed è più giusta della giustizia di un altro paese, perché, cioè, all'inizio pensavo che noi in Italia fossimo veramente delle merde, e lo siamo, ma mi sto rendendo conto che ci sono casi di mala giustizia in tutto il mondo. E quindi non mi concentrerei molto sulla ma sono americani, oppure ma sono italiani. Poi avevano un motivo di accanimento verso Chicco Forti, che poi vi dirò qual è. Però non vi concentrate troppo sulla mala giustizia americana, perché sono americani, perché purtroppo succede dappertutto. Comunque, lui qui comincia la discesa verso gli inferi per Chicco. Perché lui si recherà in questura e quando arriva lì gli dicono che sì, Dale è stato ucciso e hanno trovato il corpo di Dale riverso con due colpi di pistola alla nuca sull'isolotto. Ma poi gli dicono che hanno trovato anche il cadavere di Tony. Il cadavere di Tony, cioè di suo padre, ucciso nella stessa identica maniera, ma in un bagno a New York, in una stanza d'albergo a New York, scusate, non so se poi nel bagno o meno. E ovviamente lì Chicco raggela perché dice: cazzo, lo hanno ucciso con la stessa modalità, ecco perché quando sono andata in aeroporto lui non c'era, perché è stato ucciso anche lui. E quindi a quel punto Chicco va nel panico e dice: cazzo, erano due persone che dovevano incontrarsi con me, che dovevano stare da me, ed entrambe vengono uccise. A quel punto Chicco fa la sua più grande stronzata, della quale si pente ancora oggi. Perché gli chiederanno se aveva per caso visto Dale la sera della sua scomparsa. E lui dirà no. Lui mente. Lui mente e qui si è firmato la condanna a morte. Sì, allora è una mossa veramente molto stupida. Sì, ha fatto la sollecitata, regà, ha fatto la sollecitata anche lui. È una mossa stupida, ma è anche comprensibile considerato lo stato d'animo che poteva avere lì, cioè in quel momento si è fatto prendere dal panico e voleva dissociarsi da tutto. Il problema è che in questo modo ha firmato completamente la sua colpevolezza, perché non si mente. Piuttosto non si risponde, nel senso che uno dice: ok, la situa sta diventando pesa, mi avvalgo della facoltà di non rispondere e richiedo un avvocato. Tra l'altro, nel momento in cui tu passi da essere una persona informata sui fatti a essere un indagato, per legge in America ti devono formulare la famosa frasina, no? La famosa frasina, no? Hai il diritto di restare in silenzio, tutto quello che dirai potrà essere utilizzato contro di te. Se vuoi un avvocato puoi richiederlo in qualunque momento, se non puoi permettertelo, lo Stato può fornirtene uno. Ora, questa è la procedura di rito che hai prima di raccogliere qualunque tipo di testimonianze da parte di un sospettato, uno che crede che sia lui l'omicidio, no? L'omicida. Ma ovviamente non gliela dicono, non minimamente, no? E purtroppo a Chicco non viene in mente di chiamare un avvocato. E quindi lui dirà questa cosa, mentirà e i poliziotti, insomma, fanno finta di crederci perché loro poi sapevano già che era una bugia e anzi sono belli contenti perché finalmente hanno il colpevole, no? Cioè l'abbiamo interrogato, lui dice: noi sappiamo che lui era con Dale, che lo è andato a prendere all'aeroporto, lui ha mentito, ha detto di non averlo visto, bugia colpevole, no? Bugia assassino. E raga, questa cosa succede molto spesso, cioè lui in questo momento ha creato il precedente, ha creato il pregiudizio negli inquirenti e purtroppo da lì non si caverà mai più. Perché lui non solo dirà una bugia, ma entro le 24 ore, che da quello che ho capito lui avrebbe potuto tranquillamente ritrattare, la ritratterà. Ah, volete sapere il plot twistone? Volete sapere il plot twistone del padre Tony che è stato ucciso nella sua stanza d'albergo, in una stanza d'albergo a New York? Che è il motivo per cui poi Chicco è andato in panico e ha risposto no? Bene, era una bugia.
era una bugia detta dalla polizia in combutta con Tony, perché praticamente la polizia lo è andato a ritirare dall'aereo, cioè lui è sceso dall'aereo, loro lo hanno ritirato subito sotto l'aereo, lo hanno nascosto, cioè lo hanno praticamente rapito, lo hanno nascosto e poi gli hanno detto che avrebbero raccontato questa versione a Kiko per farlo confessare o per farlo cadere in inganno. Iniziamo bene. Direi che iniziamo benissimo. A quanto pare queste trappolone in America sono legali. Io non so, in Italia non credo che possa essere legale una cosa del genere e mi auguro che non lo sia, ma vi giuro, cioè, quando ho sentito questa cosa ci sono rimasta di merda. Cioè, cosa vuol dire che tu prendi, ritiri una persona, gli dici che adesso racconterete che quella è morta, quindi quello lì deve stare lì nascosto da voi per far credere a quell'altro che è morto, dire tutte le... Cioè, no, io veramente... Vabbè, almeno non è legale, cioè non so come dire, perché lì è legale, cioè questa cosa qui... Loro gli dicono una menzogna e Kiko risponde con una menzogna, cioè... No, non capisco a questo punto perché devi puntare il dito su Kiko, gli hai detto una bugia, lui ti ha risposto un'altra bugia, sulla base della tua bugia... E quindi, no, perché lui ha detto una bugia da persona indagata, quindi sicuramente colpevole. Comunque sì, è colpevole di aver detto quella bugia. E qui, sinceramente, la cagata è grande. Comunque, lui tornerà, Kiko, tornerà poi entro le 24 ore, in centrale per ritirare le confessioni del giorno prima e ammettere di aver mentito. Quindi lui di sua spontanea volontà si recherà dalla polizia a dire che ieri, che il giorno prima aveva mentito. Tra l'altro io non so bene come funzioni la giurisdizione americana, ma ci hanno tenuto a sottolineare che era fatta entro le 24 ore, quindi è possibile che uno possa ritrattare una confessione entro 24 ore? Cioè, ve lo chiedo a voi perché io non lo so. Lui tornerà per ritrattare, no? E a questo punto si sente rispondere, cioè lui dirà, raga, ieri ho mentito perché mi sono spaventato, quindi ho detto che non avevo visto Dale quella sera, però io l'ho visto quella sera perché lo sono andato a prendere all'aeroporto e l'ho lasciato al Pelican. Loro gli diranno, ormai è tardi. Cosa vuol dire ormai è tardi? Cioè, la ritrattazione non viene registrata. Che cazzo vuol dire? No, Kiko, scusatemi, Kiko è lui. Quei due invece erano uno la vittima e l'altro Tony, suo padre. Va bene, quindi lui si vede negata la possibilità di ritrattare. Tra l'altro, la polizia poi dirà, questa è la versione dei poliziotti, che poi è anche molto difficile dire a questo punto è la versione falsa o è la versione vera. Io qui mi astengo perché è la parola della polizia contro quella di Kiko. Però loro diranno che Kiko in realtà non è mai andato lì a confessare di sua spontanea volontà di aver detto una bugia il giorno prima, ma che lui avesse detto la verità soltanto una volta che gli hanno fatto vedere i tabulati telefonici del suo cellulare e che dai tabulati telefonici si vedeva benissimo che aveva un appuntamento con Dale, che si era agganciato insomma all'aeroporto e tutto il resto. Però questa cosa innanzitutto non sta in piedi perché sappiamo che Kiko era andato spontaneamente in questura. E poi non torna perché i tabulati telefonici in realtà sono stati trovati soltanto mesi dopo, cioè sono stati raccolti soltanto qualche mese dopo, a marzo mi pare. E lì eravamo... No, non è vero, a marzo, sì, un mese dopo, scusate. Quindi, all'epoca in cui hanno fatto il verbale rispetto alla sua confessione, i poliziotti non potevano avere i tabulati, quindi era inutile che loro dicessero lui ha confessato soltanto dopo che gli abbiamo fatto vedere i tabulati, che non esistevano. Però diciamo che loro portano avanti questa versione. Lui invece continuerà sempre a dire che era andato lui di sua spontanea volontà per ritrattare la menzogna. Ora ci possiamo fare la nostra idea, potete farvi la vostra idea come volete voi. Comunque, qual è il problema di nuovo? Che qui Kiko è senza avvocato ancora.
E questo secondo interrogatorio, che era iniziato con Kiko che andava in centrale per rivelare che aveva detto una cagata il giorno prima, ma questo interrogatorio poi diventerà un interrogatorio infinito. Durerà ben 14 ore. 14 ore in cui Kiko sarà sempre senza l'avvocato. E infatti, nonostante sia in stato di fermo, e quindi la famosa frase, no, del tu hai il diritto di restare in silenzio, eccetera, eccetera, no, qui non è più imbecille lui, però, non è più imbecille lui, perché Kiko a questo punto lo chiederà di avere un avvocato, ma il detective Carter gli dirà, è troppo facile adesso, adesso no. E quindi praticamente lui riuscirà poi a chiamare il suo avvocato, che lo raggiungerà però soltanto il giorno dopo, quindi 14 ore dopo, e lo raggiungerà che Kiko è ancora sotto interrogatorio, perché secondo la legge americana, se il tuo avvocato non è ancora arrivato, l'interrogatorio deve stopparsi, si deve fermare l'interrogatorio finché non arriva l'avvocato. Invece loro non gliel'hanno permesso, cioè gli hanno detto no, l'interrogatorio va avanti anche senza il tuo avvocato. Quindi niente, lui viene interrogato quella sera dalle 19:44 fino alle 10 del mattino del giorno dopo, orario in cui arriverà poi il suo avvocato. Kiko, durante l'interrogatorio, tra l'altro, racconterà di aver sentito delle frasi che gli hanno rivolto. Gli inquirenti sono quelli che lo stavano interrogando, poi sapete che i modi non sono mai gentili, no? Che gli hanno detto: tu, mafioso italiano che hai il coraggio di criticare la polizia, poi prendono le sue foto con i bambini piccoli perché aveva delle foto dei suoi figli. Prendono le foto dei suoi figli, gliele strappano davanti alla faccia, gli sputano sulle foto, le buttano nella spazzatura e gli dicono: tu i tuoi figli non li vedrai mai più. Cioè, che sembra tipo la scenata dell'ex moglie al divorzio, praticamente. E questa cosa qui, ovviamente, non possiamo mai sapere se sia vera o falsa, perché. Strano ma vero, molto strano ma vero, non ci sono le registrazioni di questo interrogatorio. Ma che coincidenza! Ecco, nonostante fosse, come dire, per legge gli interrogatori vanno registrati sia in formato video che in formato audio. E tra l'altro, Kiko, poi qui ovviamente noi ci basiamo sempre sulle parole di Kiko perché quelle sono le sue testimonianze, non essendoci delle prove, anche lì il beneficio del dubbio, se volete avere il dubbio, è lecito, però capite che queste storie qui ne abbiamo sentite tante e non credere a neanche una diventa un po' troppa la coincidenza, no? Di racconti simili durante gli interrogatori. Erano poliziotti o gangster? Ma guarda, io. È un sopruso tremendo, infatti. Questa è proprio una minaccia, bella e buona. Ma è la stessa minaccia che hanno fatto a Sollecito, eh? Cioè, loro gli hanno detto: se non confessi, insomma, se non firmi questo verbale, ti mettiamo in carcere a te. Cioè, quindi, nel senso, anche messo alle strette davanti a una minaccia. Da tante forze dell'ordine, perché lì non è che ce n'è uno, lì ce n'hai intorno 10, 20. Cioè, ti fanno anche dire un po' quello che vogliono, poi alla fine i patti tante volte non li mantengono, per cui. Ecco, poi era strano, lo stereotipo del mafioso. Eccolo, eccolo qua. Perché gli dicono mafioso italiano che critica la polizia? E uno dice, ma che. Questo qui, vabbè. Perché il nostro Chico Forti, vi ricordate che era un produttore televisivo e faceva dei documentari, no? E questi documentari tante volte parlavano sì di sport estremi, perché lui seguiva, diciamo, anche le culture diverse da quella occidentale, faceva viaggi, andava a vedere magari anche sport estremi fatti in altre località, ma era soprattutto un amante, delle avventure, del rischio. E a un certo punto decise di fare un documentario
sulla figura di Andrew Cunanan, che non so se lo sapete, ma è un serial killer che si macchiò anche, tra gli altri, dell'omicidio di Versace, di Gianni Versace. C'è una serie su Netflix su questa storia dove viene veramente descritta benissimo la psicologia di Cunanan ed è un serial killer che è passato alla storia perché comunque è veramente particolare. Lui fece anche amicizia, conobbe vagamente Gianni Versace, poi andò in fissa. Fino a che non riuscì a sparargli davanti a casa, proprio davanti a casa sua. E ci hanno anche messo un po' a prenderlo. Fai documentari sulla mafia, sei mafioso? No, sì, cioè, non ha fatto i documentari sulla mafia. Ma praticamente lui scriveva che Andrew Cunanan era morto in una circostanza sospetta. Cioè, cosa succede? La polizia, quando lo arresterà, che lo troverà nella sua casa galleggiante, ora stiamo parlando di Andrew Cunanan, no? Vabbè, Andrew fa tutti questi omicidi, poi alla fine si rifugia in questa casa galleggiante dove non lo hanno trovato per un bel po', poi alla fine lo trovano e lui è accerchiato, no? A quel punto dicono che lui si sia tolto la vita e che quando sono entrati i poliziotti lo hanno trovato morto, ormai era già morto. Diciamo che ci sono stati dei sospetti riguardo a questa morte e si pensa che in realtà i poliziotti abbiano insabbiato un po' l'omicidio, cioè che in realtà lo abbiano fatto fuori loro, che poi abbiano inscenato il suicidio, cosa che potevano anche dire, cioè nel senso era un cazzo di serial killer psicopatico, se ti ha aggredito e tu gli hai sparato ed è morto, in America passa anche questo in convento, no? E invece, infatti, io sinceramente non credo molto a questa versione. Però c'erano tutte delle storie riguardo a questa strana coincidenza, questa strana dinamica dei fatti, no? E quindi, che cosa succede? Che nel documentario di Chicco si mette in dubbio l'integrità della polizia americana, no? Io sono arrivata alla conclusione che magari questi. Come dire, questi poliziotti vogliono il riconoscimento, cioè vogliono la medaglietta, vogliono essere stati quelli bravi. E poi c'è anche da dire che, tra l'altro, un esperimento che hanno fatto che è diventato popolarissimo, un esperimento di sociologia in cui avevano incaricato gli studenti di interpretare in una specie di gioco di ruolo, ma all'interno di un carcere vero e proprio, di interpretare i ruoli di guardie e di prigionieri. E da questo esperimento, da questa ricerca, comunque sociologica, era emerso che questi ruoli davano anche a persone super mega tranquille, davano, come dire, aggressività, prepotenza nei confronti dei prigionieri. Ed era una cosa che succedeva a tutte le persone, anche che avevano dei caratteri diversi, che stavano nel ruolo di guardia rispetto a quelli che invece stavano nel ruolo prigionieri. Questa cosa, adesso non mi ricordo come si chiama la ricerca, adesso me lo dovrò inventare perché, cioè, me lo dovrò imparare perché tutte le volte la nomino e tutte le volte non me la ricordo. Quindi, sai cosa c'è anche secondo me? C'è l'esercizio di potere, no? Il sentirsi potenti verso qualcun altro, il poter sborare un po' sulla scrivania, no? E quindi quando c'è quel momento in cui puoi, come dire, puoi torturare una persona, puoi incastrarla, puoi fargli passare 14 ore di merda, c'è cioè un po' di bullismo, lo so, anche un po' di sfogo di frustrazione. Quindi non mirano agli straordinari, ma anche agli avanzamenti di carriera. Ecco, magari, come dire, prendere l'assassino di una persona trovata cadavere e uccisa sicuramente dà una stellina di merito al detective. Quindi il fatto che la detective Carter fosse particolarmente, come dire, decisa sull'incastrare, cioè sull'incastrare, sul poi adesso incastrare vedremo, ci faremo un'idea tutti quanti insieme, però sullo scegliere, diciamo, Forti come colpevole, lei ha insistito tantissimo. Quindi secondo me sì, ci stava anche magari il merito, no, di aver risolto il caso. L'esperimento immorale di Zimbardo. Sì, in realtà ci sono stati moltissimi esperimenti immorali in passato, sia di sociologia ma anche di psicologia, che hanno portato
ha dei risultati però molto utili oggi. Cioè, esperimenti che non saranno mai ripetibili, come per esempio quelli dei sui gemelli, no? Che avevano separato i gemelli alla nascita per vedere se crescevano in ambienti diversi, sviluppavano una personalità diversa o meno. Però se noi oggi sappiamo tante cose, anche perché hanno fatto questi esperimenti assolutamente non etici e immorali, e hanno rovinato la vita a delle persone per avere i risultati che abbiamo oggi e che ancora utilizziamo. Cioè, per esempio, anche solo per il condizionamento nelle ricerche di Skinner, eccetera, abbiamo traumatizzato il piccolo, come si chiama? Il piccolo Giorgio, mi pare. Cavia umana rispetto al condizionamento. Cioè, praticamente al piccolo Giorgio hanno cercato di... Scusate, sono un attimo off topic, ma interessante. Rovinare la vita a pochi per favorirne molti. Sì, favorire la ricerca scientifica. No, praticamente hanno messo questo bambino piccolissimo davanti a dei topini di tutti i colori. Sostanzialmente venivano messi davanti dei topini, e ogni volta che usciva invece un topino bianco facevano un botto fortissimo e spaventavano il piccolo Giorgio, no? Ogni volta che usciva il topo bianco. E hanno notato che nella vita Giorgio ha sviluppato una fobia per i topi bianchi. In realtà ha sviluppato una fobia per tutto il pelo bianco, per tutto ciò, quindi anche furry. Farebbe tantissima paura a George. Niente, hanno instillato un trauma in un bambino che se l'è portato dietro tutta la vita. Ma adesso abbiamo capito che a volte noi traslochiamo, no, un trauma su un altro. Per questo tante volte quando siamo traumatizzati rispetto a un evento e in quell'evento ci sono degli oggetti, delle persone o dei contesti particolari, poi noi veniamo traumatizzati anche da quei singoli elementi, no? Per questo. Il piccolo Albert! Hai ragione! Ma vedi che c'ho proprio la memoria di sasso, cioè di merda, scusate. Non volevo dire merda, volevo dire un'altra cosa, niente, alla fine è sempre la merda che funziona meglio. Andiamo avanti. Allora, torniamo al nostro Kiko. Dove eravamo rimasti? Ok, sì, eravamo rimasti al secondo interrogatorio in cui lui va per ritrattare la bugia che aveva detto il giorno prima, ma poi questo interrogatorio durerà 14 ore, nelle quali Kiko viene torturato praticamente, psicologicamente, perché non parla ovviamente di percosse, però, ed è senza avvocato, perché non gli danno il diritto di prendere un avvocato, che è una cosa gravissima non dargli il diritto di prendere un avvocato, Abbiamo visto che c'è un forte pregiudizio da parte della polizia di Miami nei confronti di Kiko, perché lui aveva prodotto e realizzato un documentario che metteva in cattiva luce la polizia di Miami nel caso di Andrew Cunanan, serial killer che uccise Versace. E quindi, insomma, hanno fatto tutto questo interrogatorio. Ma, come vi dicevo prima, queste 14 ore di interrogatorio non sono mai state registrate. Quindi non esistono le registrazioni di questo interrogatorio. E voi direte, ma allora come hanno fatto a usare questo interrogatorio a processo? Ebbene, ve lo spiego subito. Praticamente, quando è stata ora di fare il processo, c'era bisogno di tirar fuori l'interrogatorio, i poliziotti non avevano le registrazioni, quindi cosa hanno pensato bene? Hanno pensato di redigere un verbale in cui c'era tutta la ricostruzione dell'interrogatorio secondo i loro ricordi. Ora, immaginate di dover riscrivere un evento nei minimi dettagli, un dialogo di 14 ore che avete avuto anche solo ieri l'altro, ok? Già è difficilissimo fare una ricostruzione fedele di un dialogo, quindi domanda e risposta, cosa dice, di ieri l'altro. Ora, erano passati 5 mesi. Erano passati 5 mesi, loro avevano interrogato già altre migliaia di persone nel frattempo. E questi si sono messi lì a ricostruire l'interrogatorio a seconda dei loro ricordi. Che poi mi dico, ma allora, se devi ricostruire un interrogatorio a seconda dei tuoi ricordi, prendi in causa anche quello che è stato interrogato. Cioè, cerchiamo di mettere insieme le versioni, no? Non serve la controparte, no? La riscrivono completamente i poliziotti, questo verbale. Cioè, no, ma neanch'io mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Non è possibile andare a ricostruire come in Making a Murder. Ma è una cosa che fanno. A quanto pare è una cosa che fanno.
Perché qui nessuno comunque ha fatto beo. Cioè, io va bene che siamo in un altro paese e le regole magari sono diverse, però sinceramente questa roba non è ammissibile. Cioè, non può essere ammissibile come prova in tribunale a processo un verbale scritto sulle memorie dei 5 mesi fa da parte di quelli che hanno interrogato. Sì che è una pagliacciata, assolutamente. Ma poi tutto il processo è stata una pagliacciata assurda, Iron. Ci sono anche, penso, le versioni integrali di tutto il processo, che se ti interessa, Iron, vattelo a vedere, perché ci sono delle scene, sono proprio delle scene trash, cringe, assurde. Comunque, ecco qui, nel verbale, no, come vi dicevo prima, nel verbale la polizia scriverà che Chico durante l'interrogatorio continuava a mentire rispetto al non aver mai visto Dale la sera precedente, no? La sera in cui lui era morto. E invece lui era andato lì a confessare il fatto che aveva mentito. Quindi loro diranno che lui in realtà non ha sconfessato quello che ha detto il giorno prima, ma lo ha sconfessato solo nel momento in cui loro gli hanno fatto vedere i tabulati telefonici, che, guarda caso, avevano soltanto il 3 marzo. E lì non era il 3 marzo, era tipo, mi ricordo, il 21 di febbraio, il 20-21 di febbraio, comunque poco dopo. E, cioè, ora, capite che se il verbale è sulla base delle loro memorie e loro scrivono una verità distorta, e quello fa prova, quello è diventato prova. Quindi tutta la ritrattazione di Chico non è mai stata avvalorata. Cioè lui che abbia ritrattato e abbia detto no raga, ammetto di avervi detto una bugia, la confessione di ieri era una menzogna, questa cosa proprio non viene neanche mai considerata a processo, non verrà mai detta. Che assurdo. Processo nel quale Chico non parlerà mai. Quindi Chico non dirà mai la sua versione dei fatti. Poi vedremo anche la difesa di Chico, che è veramente qualcosa di vergognoso. Perché l'avvocato di Chico Forti, per quanto lui avesse scelto un buon avvocato, insomma. Comunque, adesso vi descrivo un attimino la scena del crimine. Perché anche nella scena del crimine ci sono delle cose veramente un po' strane. Allora, il cadavere di Dale, che per chi non l'avesse visto è il ragazzo più giovane, è questo qui. Questo è suo padre Tony, che anche lui è un bel protagonistone di questa vicenda. Il cadavere di Dale viene trovato sulla spiaggetta di questa isolotta a sud di Miami da un surfista che si chiama David Suchinski. E lo troverà appunto perché, cosa che dirà lui, lo dirà anche in un'intervista, lo continua a ripetere, ma questa cosa mai tenuta in considerazione, lo vedrà perché praticamente sulla riva della spiaggia c'era una grande scia di sangue, come da trascinamento, come di un corpo che viene trascinato mentre perde sangue, cosa che era proprio quella. E poi seguendo la scia di sangue lui ha trovato il cadavere tra i cespugli. Quindi ha subito allertato la polizia. Quando arriva la polizia trovano il corpo così. Era completamente nudo, a faccia in giù, a testa in giù, con i due colpi sulla nuca. Non sono mai stati trovati i suoi vestiti, quindi non aveva vestiti. Però, incredibilmente, proprio posizionati in maniera, come dire, Comunque, allora, come vi stavo dicendo, accanto al corpo, in maniera veramente artistica, cioè non so come dire, erano proprio appoggiate lì le cosine, lì accanto al corpo, cioè non, come dire, oggetti sparsi che sono caduti dalle sue tasche che non aveva, perché era nudo, quindi anche lì da dove sono usciti questi oggetti, boh, ma proprio messi anche tutti dalla parte del davanti. Adesso vi faccio vedere cos'erano. Allora, era un portachiavi del Pikes Hotel, quindi c'era solo il portachiavi e non c'erano le chiavi. La carta della dogana, che non so bene che cosa sia la carta della dogana, però immagino che sia tipo per passare da uno stato all'altro. Il biglietto aereo con il quale era arrivato a Miami da New York, tra l'altro un biglietto aereo che aveva pagato Chico, perché Chico pagava le cose ai suoi amici molto con sciallezza, diciamo. Poi capiremo che Chico non ha problemi ad avanzare soldi alle persone, a regalare, perché lui era anche abbastanza, era ricco, ma era anche uno che non ci teneva troppo a tenersi soldi, ecco.
E poi c'era una fantomatica scheda telefonica prepagata che conteneva al suo interno, guarda caso, solo 3 telefonate indirizzate a Chico Forti. Quindi, cioè, cazzo, c'erano vabbè, documenti, così capisci chi è. Il biglietto dell'aereo, così si capisce bene come è arrivato e quando e a che ora. E la scheda telefonica con le 3 telefonate verso Chico. E diciamo che questa scena del crimine era poco credibile nella sua, nel suo ritrovamento, perché anche dalle foto che adesso non vi faccio vedere ma le potete trovare, dalle foto sembra proprio artefatta, cioè troppo perfetta, i documenti anche dalla parte, no, dalla parte della faccia, cioè, era qualcuno che sicuramente ha lasciato lì i documenti apposta, cioè su questo non c'è dubbio, li ha lasciati apposta. E quindi viene da pensare, ma perché Chico Forti, se avesse compiuto l'omicidio, avrebbe dovuto lasciare le tracce che riconducevano a lui? Cioè, o è completamente pazzo, oppure c'era qualcuno che voleva far risalire a lui, cosa che poi diventerà sempre più probabile. Comunque, anche l'altra domanda lecita da farsi in questo caso è: da dove vengono gli oggetti e i documenti se lui è nudo e non si trovano i vestiti? Cioè, di solito questi oggetti li trovi accanto alla vittima, magari perché nella violenza, nell'agitarsi, questi oggetti cadono dai vestiti e quindi rimangono lì per terra. Ma in questo caso dovevano essere stati per forza messi apposta. E anche qui... Tra l'altro, un pensiero che fanno anche, diciamo, perché poi ci saranno molte persone che si mobilitano a favore di Chico, perché questa storia ha lasciato allibito veramente tanta gente, non solo italiani, anche detective americani che hanno un attimo riguardato il caso e hanno detto: che cazzo è successo qua? E c'è uno di questi detective che dirà, detective privati, chiaramente, ovviamente dopo che c'è già stata la condanna, eccetera, che riprendono in mano il caso e fanno delle ricerche. E uno di questi dirà appunto in un'intervista che lì nei fiumi di, insomma, tra i bacini d'acqua di Miami, non so, adesso io non so bene come è fatta Miami, immagino sia un fiume, non voglio dire delle cagate, scusate, io in geografia faccio schifo. Comunque nei corsi d'acqua di Miami, facciamo una paraculata, nei corsi d'acqua di Miami c'erano molti coccodrilli. E quindi il detective dice, cioè, probabilmente l'assassino voleva che il corpo venisse ritrovato e con tutti gli oggettini accanto, perché un assassino che voleva nascondere le sue tracce, come dire, non far trovare questo cadavere, lo avrebbe sicuramente buttato ai coccodrilli. Comunque, anche queste sono speculazioni, no? Però cosa non è una speculazione? Le prove scientifiche. Ci sono delle prove scientifiche assolutamente assenti, cioè non ci sono. Ovvero, sul luogo del delitto, ovvero nella scena del crimine, non c'è il DNA di Chico Forti. Non c'è. Cioè, Chico Forti è più innocente di Bossetti, raga. Non c'è neanche il suo DNA, non sono riusciti neanche a ricostruirglielo. Quindi... come poteva essere stato Chico Forti se non c'era neanche un cazzo di particella di DNA di Chico Forti lì dentro? Tra l'altro, ecco, come vi dicevo prima, le tracce di sangue di trascinamento sono state fotografate, ma non sono mai state prese in considerazione come prove. E tra l'altro quella sarebbe stata una prova molto importante, perché siccome il cadavere è stato trascinato dall'acqua verso l'entroterra, no? Quindi passando dalla riva, sicuramente è stato tipo ucciso in barca, cioè, potrebbe essere stato ucciso in barca, perché lì c'era anche un porto lì vicino, soprattutto vicino al ristorante dove era stato lasciato Dale da Chico, che gli aveva dato il passaggio, no? E lì vicino al ristorante c'era un porto con le barche, quindi è verosimile che magari questo sia salito sulla barca con qualcuno, lo abbiano ucciso nella barca e poi lo abbiano scaricato lì sull'isoletta. Cioè, questa è una ricostruzione che ha senso. Cosa non ha senso invece pensare che Chico Forti lo abbia portato fino lì con la macchina, dopodiché lo ha scaricato e giustiziato sull'isoletta.
E poi perché avrebbe dovuto trascinarlo? Cioè, queste tracce di trascinamento non vengono considerate perché non erano, come dire, non erano in linea con la pista investigativa che stavano seguendo, no? Perché tante volte poi vediamo che quando si fissano, che vogliono, come dire, hanno un'ipotesi rispetto a un colpevole. Poi le prove che trovano non rientrano nell'ipotesi, o almeno non tutte, e quelle che non rientrano nell'ipotesi come se gli dessero meno importanza, come vanno in negazione. No, non esiste, no? Sempre se vogliamo pensare a non una mala intenzione di base, cosa che molto probabilmente c'era, però. Ha mentito, quindi è colpevole. Sì, loro sono partiti da lì, dal suo primo no, non ho visto Dale quella sera, e lì si è firmato la condanna praticamente. Hanno analizzato ovviamente il DNA anche della scheda telefonica, perché questa scheda telefonica con tre telefonate a Chico Forti non risultavano queste tre telefonate, sostanzialmente, diciamo, boh, perché? E su questa scheda telefonica, magia delle magie, non ci sono impronte digitali di nessuno, cioè non ci sono neanche quelle della vittima. Che è quello che l'ha usata questa scheda per telefonare. Quindi, cioè, o usava sempre solo i guanti, ma, cioè, andava in giro a maglia a manica corta, quindi non credo. Cioè, o usava i guanti per usare questa cazzo di scheda telefonica, o la vittima non ha mai lasciato un'impronta su questa scheda. E questo è strano, è parecchio strano. Che poi uno può pensare a negligenza o a corruzione. Qui le teorie sono sempre più verso la corruzione, perché stanno diventando tante le coincidenze di negligenza, di questo caso. Quindi diciamo che la teoria più papabile è che ci sia stata della corruzione, e ci sono anche dei dati a sostegno di questo che dopo vi racconto. Andiamo avanti. Altra cosa che loro non hanno fatto, è il guanto di paraffina. Ora, il guanto di paraffina è una tecnica che non viene più utilizzata da qualche anno, però nel 98, eravamo nel 98, veniva usata questa tecnica. Cosa serviva? Per scoprire se c'erano delle tracce di polvere da sparo sui vestiti di una persona, perché se tu spari a una persona, la polvere da sparo si dilaga nell'aria e si attacca inevitabilmente alle fibre dei tuoi vestiti. Quindi, molto, cioè, sempre praticamente, fanno il guanto di paraffina, facevano, adesso hanno un'altra tecnica, comunque vanno a cercare la polvere da sparo addosso al sospettato. Il guanto di paraffina lo faranno al surfista che ha ritrovato il corpo. Perché anche lì il surfista, poverino, secondo me si è passato brutti 5 minuti, perché quando lui ha semplicemente trovato il cadavere, chiamato la polizia e si vede tra i sospettati, non so come dire, ti passa anche un po' il senso civico, dici la prossima volta lo lascio lì e non dico niente, però ovviamente no, non bisogna comportarsi così, però capito, ti fan venire il pensiero, ti fan venire veramente il cazzo, mi conviene essere omertoso perché sennò finisco nei guai. Cosa che non va bene, e bisogna sempre invece avere un grande senso civico e insomma, essere responsabili anche della conoscenza dei propri diritti. Però, capito, il Gella viene in mente il pensiero brutto, perché quando fanno così, vabbè. Comunque, la cosa assurda è che a David lo faranno, cioè al surfista che trova il corpo, faranno il test della polvere da sparo. Ma a Chico non lo faranno mai! Cioè, non fanno il test da polvere da sparo all'indiziato numero uno. È assurdo! Cioè, avevi paura di non trovare niente, perché lo sapevi che non trovavi niente. Scusate, però dopo mi parte l'embolo. Mi parte veramente l'embolo. Comunque, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la storia sarebbe andata così. Chico è andato a prendere Dale scusate, all'aeroporto. Con la macchina, lo ha portato all'isolotto, cioè fino all'isolotto. Dopodiché lì è stato ucciso. Non si sa bene se da lui, se da altri, però adesso rimaniamo al fatto che è stato Chico ad ucciderlo, ok? È stato Chico, perfetto. Poi lui, nel giro veramente di fa tutta questa cosa qui velocissima. Nel giro veramente di 20 minuti, poi dopodiché si rimette in macchina bello pulito con tutto, e va a prendere il suocero all'aeroporto. Cioè, ok, veramente mentalità criminale, però
Questa era la loro ricostruzione, no? E noi sappiamo che Kiko e Dale Pike, erano stati insieme quella sera per un'ora e un quarto, cioè da quando lui l'aveva ritirato all'aeroporto, che erano più o meno le 18, fino alle 19:16. E noi abbiamo questo orario preciso perché appena Dale scende dalla macchina di Kiko e salirà sulla Lexus bianca che lo aspetta al parcheggio del ristorante, in quel momento, proprio in quell'esatto momento, Kiko farà una telefonata a sua moglie. Telefonata nella quale non nominerà Dale e non nominerà neanche di averlo visto, tant'è che la moglie, e qui anche questa è stata usata come prova, cioè le prove quelle incriminanti, fotte sega, le prove quelle, allora sì, quelle le portiamo a processo, no? Perché la moglie in quel momento gli aveva chiesto se lui aveva incontrato Dale e lui le rispose di no, ma... abbiamo visto che a Kiko piace negare l'esistenza di Dale, perché poi lui racconterà che aveva mentito alla moglie per non farsi rompere le scatole, perché Dale stava parecchio sul cazzo a questa moglie. E quindi, siccome aveva trovato una soluzione per Dale, cioè Dale si era levato dal cazzo andando a stare con i suoi amici e non doveva più stare a casa con lui, a casa sua, Kiko ha pensato bene di non nominare tutta la faccenda nemmeno alla moglie per evitare qualunque tipo di lamentela, diciamo. E quindi è per questo che ha mentito anche alla moglie. Invece gli inquirenti hanno preso questa menzogna che ha fatto alla moglie come un tentare di nascondere anche a lei di aver ucciso questo povero ragazzo, no? Magari facevano fichi fichi Kiko e Dale. No, non facevano fichi fichi Kiko e Dale. Almeno non erano neanche poi così amici, perché in realtà Kiko era amico con il padre, cioè con Tony. E Tony l'amico di Kiko. Cioè lui fa delle cortesie al figlio e gli paga il biglietto e tutto il resto, ma vi ricordo sempre perché loro avevano questa trattativa in atto, per cui Kiko doveva comprare, no, l'albergo dismesso di Pike's Hotel, no, il famoso hotel Ibiza super frequentato dalle star negli anni 80, eccetera. Comunque, vi ricordate quando vi ho parlato della versione della polizia rispetto ai tabulati telefonici? Cioè che la polizia aveva detto, no, di avere già in mano quei tabulati, invece non ce li aveva. Bene, questa cosa è venuta fuori, cioè è venuta fuori che la polizia ha mentito in quella sede. Fotte sega. E poi c'è un altro problema con i tabulati telefonici, perché qua a quanto pare i tabulati telefonici sono qualcosa di un po' così, no? Bene, ci sono degli altri tabulati che a quanto pare sono molto nebulosi. Vi ricordate che quando Kiko va a prendere Dale all'aeroporto, Dale deve comprare sigarette, va in questa stazione di servizio. Lì Dale farà una telefonata da una cabina telefonica e, cioè, ovvio che quella è l'ultima telefonata che fa prima di morire. È importante andare a prendere quella telefonata, o no? Perché qui non si sta più indagando sulla morte di Dale Pike, si sta indagando sulla colpevolezza di Kiko Forti. Andiamo a cercare tutte le prove per incastrare Kiko Forti, cioè della verità, cioè di andare a scoprire a chi aveva telefonato, cioè proprio chi se ne frega, o in alternativa coprono il reale colpevole, perché c'è una figura lì in mezzo che non ci tornerà tanto. Però torniamo ai tabulati della cabina telefonica. La cabina telefonica appare dai tabulati inutilizzata in quel preciso orario. Cioè loro guardano i tabulati di questa cabina, di quel giorno, no? Il problema è che non c'è nessuna telefonata, quindi la cabina non è mai stata usata a quell'ora. Ha mentito, di nuovo ha mentito Kiko Forti, no? Cazzo, ne ha dette di bugie questo cristiano, ormai è spacciato. Se non fosse che, dopo un po' di tempo,
È venuto fuori che questi tabulati in realtà erano i tabulati dell'anno successivo, cioè non erano i tabulati del febbraio 98 di quella sera, erano i tabulati di quella sera, ma di febbraio 99. 15 febbraio 99, era il 15 febbraio. 15 febbraio del 99, ovviamente un anno dopo, dovrei guardare i tabulati un anno dopo. E mannaggia, sì, si sono proprio sbagliati, però intanto l'onta ovviamente girava, i media parlavano, E dopo un po' hanno ritirato ammettendo l'errore, no? La polizia ha ammesso l'errore dicendo: "Ops, ci siamo sbagliati. Ora andremo a cercare i reali tabulati." Ops, ma ormai sono andati persi perché non sono stati conservati per così tanto tempo. Quindi non sapremo mai, Dale, a chi ha telefonato quella sera. Cioè, ma anche per il rispetto di questo povero cristiano che è morto. C'è proprio zero rispetto per la famiglia, per la verità, per un cazzo. Un anno più, anno meno, ma sì, così, no? Ora. Quanti errori, quante cosine di errori di distrazione, ma si è un po' distratto così, abbiamo sbagliato l'anno. Però la cosa che fa imbestialire è che non ci sono mai dei provvedimenti rispetto a questi errori. Cioè, non viene preso nessun provvedimento, cioè sanno che è successa sta cosa, loro lo ammettono di aver sbagliato, ma comunque non si prendono nessun tipo di sanzione, non è che la posizione di Chico migliora o niente. Bene, ora dobbiamo venire alla parte del movente. Ormai è andato tutto in vacca, no? Hai capito così? Chi controlla i controllori? È una bella domanda, una bella domanda, una bella domanda. Il movente, ora, adesso facciamo un esercizio di fantasia. Se avete seguito più o meno la vicenda, abbiamo pochi dati, ma da quei pochi si può pescare. Quale potrebbe essere un movente, rispetto a Tony? Cioè, Kiko e Tony, vi ricordo che si sono conosciuti a Miami tramite un vicino di casa di Kiko, che erano diventati amici. Questo vicino di casa era amico di Tony. Di Tony Pike e quindi gliel'ha presentato, poi sono diventati amici anche tra di loro. Questa amicizia non era ben vista dalla moglie perché, diciamo, questo Tony non era, come dire, un uomo convenzionale, ma era uno sui generis, come potete vedere, ma anche la sua vita parla per sé. Qualcosa che riguardi l'hotel. Vedi, vedi, Onullion ci ha preso subito. La pista omosessuale anche sarebbe stata interessante, eh? Però ci siete arrivati praticamente subito. Due dati avevate, così aveva anche la polizia, perché non è che questi poi. Cioè, non c'era dell'attrito tra Tony e Kiko. Ma guarda caso lo costruiranno questo attrito. E adesso vedremo come. Allora, il movente. Lo costruiscono in questo modo. Praticamente dicono che Dale, in realtà, cioè il figlio di Tony, Dale era arrivato a Miami con l'aereo perché suo padre stava subendo una truffa da parte di Chico Forti. E quindi era arrivato, come dire, a pareggiare i conti con Chico, nel senso che era lì per bloccare la trattativa e per dirgliene quattro perché aveva scoperto che Chico voleva truffare suo padre. E quindi a questo punto, Chico lo avrebbe ucciso per evitare, insomma, l'interruzione della trattativa. Cioè, trattativa di un albergo che, cioè, stava facendo un favore a Tony a comprarlo, perché il Pikes Hotel era un famosissimo albergo in voga a Ibiza ai tempi d'oro, cioè negli anni 70 e 80, ma poi era andato in fallimento, era già in fallimento da un po', quindi non so come dire, Tony gli stava facendo un bel favore. Tra l'altro lo stava comprando a più di 1 milione di dollari. Cioè, una cifra particolarmente importante, eh? Quindi non è che lo stesse proprio fregando, fregando. Ma tutto questo viene anche avvalorato dal fatto che, cioè, tra l'altro questo movente costruito non ha senso perché
tra Tony e Kiko non c'erano dei problemi, cioè loro non avevano dell'attrito tra di loro, non avevano litigato per questa trattativa. Peraltro hanno concluso questo affare davanti a un notaio, quindi c'è l'atto notarile e il notaio era presente durante la trattativa, quindi io non credo che un notaio possa sigillare una truffa. Tant'è che il notaio stesso sosterrà che quella non era assolutamente una truffa. E per di più c'era, non so come dire, Kiko li trattava bene, i Pike. Gli aveva anche concesso la sua carta Visa per un totale di 5.000 dollari da spendere come volevano, per spostarsi, per vitto e alloggio a Miami, insomma, per riuscire a seguire questa trattativa e tutto. Quindi, cioè, gli aveva proprio steso il tappeto davanti a questi qua. Vabbè, ma adesso vi dico dove stava la truffa. Qui c'è un plot twistone assurdo. Perché Tony Pike era malato di AIDS, cioè Tony Pike era affetto da AIDS. E l'AIDS a quanto pare provoca demenza. Io non lo sapevo, cioè quando mi hanno detto, ho letto sta cosa, ho detto, ma davvero l'AIDS provoca la demenza? Forse solo in alcuni casi, non lo so. Ah, non ti preoccupare, The Girl, non ti preoccupare, no, perché poi mi faccio le pare che magari le comunicazioni non arrivano. Davvero? Sì, aveva l'AIDS, a quanto pare l'AIDS provoca demenza. Cioè, su questa cosa non ho visto grosse titubanze, cioè, non sapevo che l'AIDS può provocare demenza, però ok. E quindi l'accusa dirà che la truffa è stata a danni di una persona demente che non era in grado di intendere di volere al momento della trattativa e della conclusione dell'affare. Cioè, quello che stanno dicendo è che in realtà no, non è che c'era la truffa, ma semplicemente c'era un raggiro perché questa persona era demente, quindi non era in grado di intendere di volere. Ok. Ma voi pensate che a questo punto Tony, il padre della vittima, Tony Pike è ancora in vita, non è morto come gli avevano raccontato la polizia all'inizio, perché chi lo se lo fosse perso all'inizio, nel primo interrogatorio che fanno a Kiko, gli raccontano una bugia, avevano tipo rapito Tony, gli raccontano che anche Tony era stato ucciso come il figlio per spaventarlo, per farlo confessare, vabbè. Quindi non era morto, era vivo. E Tony a questo punto cosa pensate che faccia? Dirà la verità, no? Pensate, Tony, cazzo, suo amico, stavano concludendo un affare, è stato trattato con i guanti di velluto, questo qua gli ha pure dato la sua carta Visa per spendere come vuole, cioè lo trattava da re, gli ha comprato un hotel in fallimento e Tony, di tutta risposta, lo accusa anche Tony. Tony conferma di essere demente, di non essere stato in grado di intendere di volere in quel momento, e per di più a processo metterà su proprio il teatrino, perché andrà a processo con una badante, con la zainetta, no, per i vecchi, tipo che non si teneva in piedi, e poi c'era scusatemi, l'accusa che diceva: guardate questo povero uomo, che cosa ha dovuto subire, come lo ha ridotto questa truffa. Cioè, era qualcosa di raccapricciante. Peraltro hanno anche trovato insomma, i successivi poi avvocati, perché poi vedremo la difesa qui in questo caso come si è comportata. Hanno anche trovato un certificato psichiatrico che aveva fatto il medico di Tony, che sosteneva che Tony era perfettamente in grado di intendere di volere, nonostante l'AIDS, e che fosse perfettamente in grado di occuparsi dei suoi affari personali. Credo che forse quella fosse una perizia che fanno ogni tot, probabilmente le persone affette da AIDS, e ci sia anche una perizia psichiatrica per vedere lo stato mentale. Non lo so. Quando gli è venuto non lo so. Però vi dico che Tony non aveva nessun problema a ammettere di avere esperienze non protette. Cioè, lui comunque lo faceva senza preservativo e lo faceva con un sacco di persone. Lui, tra l'altro, c'è un documentario in cui perché Tony, ovviamente, di questa vicenda poi se n'è anche sciacquato le palle ed è andato avanti con la sua vita.
E mentre il suo amico è in carcere, fantastico. E Tony farà anche delle interviste per parlare un po' della sua vita, perché era un personaggione, e lui racconterà di questo suo problema al pene, perché lui dice: perché mi hanno diagnosticato la doppia aorta, non mi ricordo, la doppia, forse sì, la doppia aorta, non lo so. Comunque lui diceva che il suo sangue pompa il doppio più veloce di una persona normale, no? E quindi lui ha erezioni in continuazione, cioè c'ha sempre questo membro virile in erezione perché c'ha questa pompa, questo pompaggio di sangue più delle altre persone, e quindi lui, poverino, deve vivere con questo problema. E quindi è ovvio che deve scopare di più degli altri. E quindi nella sua vita ha sempre avuto tantissimi amanti e amanti femmine. Quindi lui andava sia con uomini che con donne. Cosa c'entra? C'entra col fatto che lui comunque faceva sesso scoperto e lo faceva con tantissime persone. Quindi quando ha preso l'AIDS non lo so, ma sicuramente lo ha sparso. E adesso capiremo anche perché. Tra l'altro c'era lo psichiatra che aveva certificato la sua sanità mentale pochi giorni prima rispetto a quando lui aveva firmato la trattativa con Chico, quindi questa cosa della truffa, del movente, della insanità mentale di Tony, cioè sinceramente non sta in piedi. Peraltro c'è anche appunto questo documentario di cui vi parlavo, dove 20 anni dopo ci sarà Tony Pike che fa un'intervista e ha 83 anni in questa intervista, in cui parlerà anche di Chico Forti, in cui lui dirà che insomma, che crede nella sua innocenza. Però dopo 20 anni, sì, va bene, potevi fare qualcosa prima, magari. Fatto sta che quando lo intervistano, lui è lucidissimo, cioè a 83 anni, 20 anni dopo, lui è lucidissimo. Quindi noi sappiamo anche che la demenza non regredisce, è una malattia che anzi pe peggiora sempre. Quindi non è possibile che se lui avesse la demenza nel 98, poi 20 anni dopo non ce l'aveva più. Cioè, questa è proprio una cagata. Comunque, adesso ormai è morto. È morto Tony. Non di AIDS, però. Se l'è portato dietro tutta la vita, l'ha sparso in giro nel mondo, ma non l'ha ucciso. Ecco, perché vi dico lo ha sparso in giro per il mondo? Ah, piccola chicca, tra l'altro a quanto pare Tony era anche amico di Freddie Mercury, perché Freddie Mercury frequentava molto il suo hotel, poi non so se erano anche amanti della domenica, però erano amici, hanno un sacco di foto insieme, eccetera. Vabbè, cosa vi volevo dire anche rispetto a questo Tony? Che lui, durante una testimonianza, ammetterà, davanti proprio agli inquirenti, tranquillamente, lui ammetterà che è affetto di AIDS e che in quel momento, che lui aveva più di 60 anni, in quel momento, sessantenne, si stava bombando una ragazzina di 16 anni. Ok? Cioè, diciamo, vabbè, di 16 anni, senza preservativo. E quando gli hanno chiesto: Tony, ma tu sai che metti in pericolo di vita questa ragazza? Lui ha detto: sì. E non te ne frega niente? No. Quindi, raga, cioè, chissà quante volte, cioè, uno che diceva che ha bisogno di scopare assolutamente perché se no il suo pipo esplodeva di sangue. E che ti ammette candidamente, no? Di essersi fatto una sedicenne senza preservativo e senza dirle di avere l'AIDS. Cioè, questo è veramente un. Sì, raga, sì, avete ragione, questo è proprio un pezzo di merda, è uno schifo assurdo, veramente uno schifo assurdo. Ma vi dirò di più, vi dirò di più! Cioè, questo soggettone qua, cioè, anche qui c'è il plot twistone assurdo, perché alla fine viene fuori che il movente non sta per niente in piedi, soprattutto perché non era Chico a truffare Tony.
Ma era Tony che stava truffando Kiko, perché quell'albergo non era più di sua proprietà. Cioè, Tony gli stava vendendo un albergo che lui non aveva più. E praticamente era proprietario soltanto in società con altre persone, era proprietario soltanto del 5% della proprietà. Il resto del 95% era di proprietà di altri insomma, consociati che dividevano la proprietà dell'hotel. Capito? Cioè, quindi alla fine il movente della polizia rimane quello. Rimane quello della truffa di Kiko ai danni di Tony, no? Però poi vengono fuori tutte queste cosine qui. Successivamente, purtroppo, al processo, che non è mai stato riaperto. Allora, si sa qualcosa sulla vittima, il carattere e il rapporto con il padre? Allora, la vittima era un grand viveur, così come il padre, cioè si somigliavano molto lui e il padre. Il rapporto con il padre era sereno, cioè non avevano dei problemi, soprattutto in quel momento. E stavano appunto gestendo questa trattativa insieme. Cioè, la stava firmando il padre, ma poi c'era anche lui che seguiva. Andiamo avanti. Quindi, cioè, abbiamo anche scoperto che qui la truffa in realtà era ai danni di Kiko e non da parte di Kiko. Ma vabbè, ok. Tra l'altro, ci sono delle altre cosine un po' stranine. Cioè, c'è per esempio una email che Dale, che fa tutto molto rima, manda alla sua fidanzata il giorno prima di partire per Miami. E in questa mail, Dale racconterà alla sua ragazza che sì, deve andare. Vabbè, parlano di tutt'altro, lui gli risponde una serie di domande per punti, adesso non ho capito di cosa stavano parlando. Comunque, lui gli dirà che sarebbe dovuto partire per Miami il giorno dopo. E le dirà anche che non vedeva l'ora di andare a un evento musicale, che tra l'altro è un evento musicale organizzato da Kiko a Miami. Cioè, quindi. Mi viene anche da dire, se tu sei in rotta, come dire, come una persona, se tu stai andando a New York, scusate, a Miami, per prendere per i capelli, che non ha, tra l'altro, questo Kiko che vuole truffare tuo padre e, insomma, vuoi pareggiare i conti con questo truffaldino Kiko, perché poi dici alla tua ragazza che devi andare a Miami per tutt'altro e che non vedi l'ora di andare, tra l'altro, all'evento musicale organizzato da quello con cui dovresti avercela. Cioè, non ha senso. E quindi, no, però ovviamente queste prove non sono mai state portate a processo, accettate più che altro. Bene, ora possiamo parlare di quella che è la difesa. La difesa durante il processo di Kiko. Perché Kiko aveva un avvocato. All'inizio pensavo fosse una donna perché si chiama Ira Lowey. E invece Ira ho scoperto che è un nome maschile. Quindi, e quindi io ho studiato tutto questo caso immaginandomi l'avvocato come una donna. E tipo, solo tipo poco prima di attaccare la live ho scoperto che invece era un uomo. E quindi è un casino. Era disonesto, impulsivo, continuava a mettersi nei guai senza pensare alla propria e altrui sicurezza, non montava il rimorso, probabilmente era davvero un sociopatico. E beh, possibile, possibile. Ma diciamo che era uno molto egoista, narcisista, che pensava proprio al suo interesse e basta anche. E molto probabilmente quando poi Tony accuserà a processo Kiko, per cui Kiko ci rimane proprio di merda perché dice: cazzo, tu eri quello che poteva scagionarmi. Si pensa che sia stato anche lì una combutta con la polizia. Comunque, parliamo della difesa, degli avvocati della difesa, dell'avvocato della difesa di Kiko, che si chiama Ira Lowey. Allora, Ira, in quel momento, nello stesso momento in cui stava rappresentando Kiko, contro la Florida, perché era lo stato della Florida contro Kiko, no? Lei allo stesso tempo, contemporaneamente, qua Iron mi esplode, stava rappresentando lo stato della Florida come procuratore per un altro caso di omicidio contro un'altra persona. Ora, questa cosa è illegale perché c'è un conflitto di interessi palese, cioè tu non puoi fare come dire, il procuratore per lo stesso ufficio che sta accusando il tuo imputato, quello che stai difendendo. Cioè, capite che
da una parte, in un caso lavora per la procura che accusa Kiko, nell'altro caso. Quindi lei è dentro allo stesso ufficio, alla stessa macchina. Ok, bene. Ora, chiaramente questa situazione era illegale, quindi andava risolta in qualche modo. Ed è stato stilato un contratto. È stato stilato un contratto in cui Ira Lowey avvertiva Kiko del conflitto di interessi. Non so, ho detto niente. No, aspetta, Iron, aspetta, aspetta. Avvertiva Kiko e quindi Kiko, teoricamente, firmando questo contratto, avrebbe accettato di passare su a questo piccolo dettaglio, cioè avrebbe accettato il conflitto di interessi. Ora, noi abbiamo visto che Kiko non è proprio un falcone della giustizia e che ha fatto delle mosse parecchio tonte, però questa volta no. Cioè, questa volta Kiko continua a ripetere, ripetere, ripetere che quel documento lui non l'ha mai visto e non lo ha mai firmato. Tant'è che poi posteriormente, ovviamente, queste cose succedono sempre dopo che è già stato condannato Kiko, troveranno questo documento e lo analizzeranno e lo faranno analizzare anche da una grafologa. E vi stupirà, ma la firma di Kiko è falsa! Kiko non ha mai firmato quel documentario, quel documento, quindi quel documento è di fatto illegale. La firma di Kiko lì non c'è, c'è la firma, ma malamente imitata. Tra l'altro, c'è il servizio delle Iene che ve lo fa vedere. Vi fa vedere proprio la differenza tra le firme. Ed è palese, anche agli occhi di un idiota si vede che è una firma falsa, sembra quella che facevamo noi sul libretto di giustificazione a scuola dei nostri genitori, cioè anzi noi eravamo più bravi. Cioè proprio, ma sai cosa? Io le cose le faccio così un po' casticane, che tanto poi comunque c'ho sempre ragione io, no? Quindi, adoro, adoro. Peraltro, non c'era solo la firma falsa su questo documento, attenzione! Ma c'è un'altra prova della falsità di questo documento, ovvero la data che riporta la firma di, insomma, la data che riporta il documento in cui dovrebbe essere stato firmato da Kiko in carcere, perché loro mettono luogo e data nel carcere dove era rinchiuso Kiko con la data. Il problema è che quando hanno verificato, così per curiosità, in quella data la prigione era chiusa. E non era chiusa per un motivo qualsiasi. Era chiusa perché c'era un'epidemia di varicella e quindi tutti erano stati messi in quarantena. Tra l'altro, un carcere, raga, non vi stupisce l'epidemia di varie malattie nei carceri, non lasciatevi stupire, perché il carcere dove è, tra l'altro, ancora, speriamo ancora per pochissimi giorni, ma ancora, Kiko, dove ha passato i suoi ultimi 23 anni, è un carcere dove lui sta in una cella piccolissima, tipo 1,5 m per 1,5 m, una cella veramente minuscola, dove scorrazzano molto tranquillamente gli scarafaggi. Tra l'altro, persone so che in carcere si divertono anche ad addestrare gli scarafaggi, e non è una leggenda, a quanto pare. Diciamo, nella noia, c'è cioè gli scarafaggi, li uso come animale domestico, almeno mi fanno compagnia. Io me li magno, vedete qua, so piena di scarafoni, scarafaggi. Poi, per esempio, dirà che la sua dieta, cioè, per esempio, in un giorno intero gli danno da mangiare una mela, una scatola di fagioli. Fine, quello che lui mangia in un giorno. Quando mangia? Cioè, raga, ma io, scusate, va bene la prigione, ma mettere le persone alla fame? Cioè, mi sembra veramente assurdo, assurdo. E vabbè, comunque, condizioni estreme e epidemie di pidocchi a non finire, perché a quanto pare lì le condizioni igieniche erano veramente pessime, sporcizie in continuazione, non tenevano mai le celle pulite, le prigioni pulite. Quindi capite che il braccio nel quale era lui era particolarmente così. Anche perché non è che non lo fanno, cioè secondo me non è un'incuria della prigione perché hanno pochi soldi. Perché se voi vedete le condizioni cambiano a seconda del braccio in cui sei. È come dire,
non ne vale la pena, non si pulisce perché loro devono pagare di più, no? Devono essere puniti peggio, non so come dire. Ora vi ho fatto un piccolo preambolo della situazione in cui era Aira Louie. Comunque, per quanto riguarda la difesa, diciamo che si sono comportati proprio da incompetenti. Guarda caso, questa che era anche procuratrice per lo stato della Florida, un'altra, quindi conflitto di interessi. Guarda caso, ha difeso proprio male il nostro Kiko, ha commesso degli errori da principiante, non so, errori che non commetterebbe neanche Iron, che ancora si deve laureare. Quindi, cioè, adesso ve lo dico. Praticamente, durante un... io so che prima di andare a processo, c'è una fase nella quale si analizzano le prove che possono essere portate o meno a processo insieme al giudice. Hanno fatto questa, la difesa e l'accusa, presentano le prove che vorranno portare a processo e si decide insieme quali prove portare e quali no. Ok, bene. La difesa aveva in mano questo interrogatorio che aveva fatto a Tony Pike, a lui, che diceva, no, di aver sparso l'AIDS, di avere questa amante sedicenne con cui faceva l'amore senza preservativo, nonostante lui avesse l'AIDS, senza dirle di avere l'AIDS. E insomma, direi che, ok, magari non c'entra niente in questo specifico caso, ma delinea, come dire, la personalità del testimone, che sicuramente non è così attendibile considerata la sua propensione a mentire. Considerato anche, insomma, il fatto che lo avevano giudicato demente? Cioè, allora, voglio dire, quando è che è in grado di intendere di volere, sto Cristiano? Non è in grado di intendere di volere quando deve firmare il trattato con Chico per la vendita dell'hotel? Allora lì è una truffa. Però quando deve testimoniare a processo, allora la testimonianza comunque è valida, no? Non possiamo inficiare la testimonianza. No, ma bello, ok, bello. Tanto uno che fa così, voglio dire. Vabbè, questa cosa la difesa accetta di non portarla a processo dicendo che sostanzialmente non gli serviva come dato, perché questo dato era importante perché cazzo era il testimone chiave lui. Quindi se andavi a smontare il testimone chiave dell'accusa con questa cosa, con questo dettaglio, era una bella mossa. Soprattutto perché qui, raga, non ci stiamo rivolgendo al giudice. C'era una giuria popolare e voi sapete che quando ci sono dei processi con giuria popolare è molto più importante l'effetto emotivo che si fa sulla giuria rispetto ai dati. Cioè, per esempio, quando c'è giuria popolare tendono a non soffermarsi più di tanto sulle prove scientifiche perché annoiano molto il pubblico e invece a soffermarsi di più sui testimoni, sulla loro personalità, su sono attendibili o meno. Cioè, perché... è tutto un po' una manipolazione della giuria, cioè sostanzialmente c'è gli avvocati della difesa e gli avvocati dell'accusa che sostanzialmente stanno cercando entrambi di convincere la giuria che il loro imputato è innocente o colpevole, no? E in questi casi ovviamente si usa moltissimo la pressione emotiva, perché la manipolazione si basa poi su questo. Cos'è la manipolazione? Convincere qualcuno a fare qualcosa. Quindi questa è manipolazione, manipolazione legittima che fa parte del processo, ma è manipolazione. La giuria non ha senso di esistere. La giuria popolare, raga, è veramente è un'arma a doppio taglio, perché da una parte dici, ok, affido a più persone la verità, che più persone è meglio che il giudice, come da noi fa il giudice, no? La mia verità è legge, anche se non ha senso a livello logico, questo è quello che ho deciso, punto, state tutti zitti, no, non ammetto critiche, no, non ammetto opposizioni, basta, fine, questo è quello che ho detto io. Il re, no? Tante volte succede anche questo nei processi italiani. La giuria popolare andrebbe a mitigare un po' questo potere nelle mani di un uomo solo, però d'altra parte c'è anche da dire che la giuria popolare, finché non sono tutti d'accordo, non si arriva al verdetto. E tante volte vanno avanti mesi per riuscire ad avere un verdetto. E tante volte, come dire, quando sono quasi tutti all'unanimità, ma ne manca qualcuno, o addirittura solo uno, quell'uno diventa il nemico. E quindi bisogna convincerlo perché bisogna anche andare a casa, perché qua non è che ti pagano, no? Ecco.
Allora, per quanto riguarda la giuria popolare, peraltro, ricordiamoci che in questo caso è stata abbastanza una buffonata, perché chi ha partecipato al processo ha detto che la giuria popolare era particolarmente distratta, che aveva bevande, sgranocchiava patatine, parlottavano tra di loro. Ma è mai, cioè, no, seriamente, raga, è possibile che quando si deve decidere della vita di un uomo, la giuria popolare si possa permettere di mangiare le patatine e passarsi le bibite e parlare? Ma che è? Cioè, manco in classe ti fanno fare una roba così. Cioè, io non lo so. Va bene, chiodo, bevo. Ah, un'altra cosa che scazzerà la difesa è il testimone notaio, perché praticamente la difesa avrebbe potuto chiamare come testimone questo Herman Pena, che era il notaio che aveva, come dire, sottoscritto la trattativa dell'hotel tra Chico e Tony. Quindi, cioè, quello era il movente, avrebbe potuto smontare tutto il movente, perché Herman Pena, infatti, Herman Pina, scusate, lo chiamo all'italiana. Lui disse che non gli sembrava proprio che Tony non fosse in grado di intendere e di volere, anzi, gli sembrava perfettamente in grado. E quindi questa sarebbe stata una testimonianza molto, molto, molto preziosa, che non è mai stata presa in considerazione, ovviamente, no, perché la difesa ha rinunciato a questa testimonianza così. Ai legali di Bossetti è stato negato l'accesso agli atti e a tutte le prove che avevano chiesto. Lo so, è appena uscito il video dell'intervista e è appena uscita questa cosa. Oltre il danno, anche la beffa di nuovo. Adesso revisionare tutto per vedere se ci sono state eventuali scorrettezze da parte dei legali stessi di Bossetti. Niente, non c'è verso, quell'uomo rimarrà in carcere. Tutte le prove non sono consultabili, anzi, vanno pure a calcare la mano per tentare di inculcare pure i suoi legali. Raga, su quella sua questione di Bossetti, veramente, io lo sapevo questa cosa, avevo letto un attimo la notizia sull'Ansa perché me l'avete passata su Instagram. E ho detto, aspettiamo, perché appena uscita magari non è vero, cioè ci ho sperato, ho detto magari non è vero, dopo chiederò ad Andrea che sicuramente, essendo amico, saprà qualcosa in più. Comunque, torniamo al nostro caso, che se no non riusciamo a finire. C'ho qua, mancano 24 minuti, io devo ancora finire tutto. Dunque, andiamo veloce, andiamo veloce. Allora, c'è un altro sospettato, che è effettivamente una figura che rimarrà sempre un po' nebulosa. Cioè, negli anni successivi, c'è questo detective americano che si era preso a cuore la vicenda di Chico Forti, che individua un valevole sospettato, ovvero questo tale Thomas Knott. Thomas Knott era un ex criminale, o forse un ancora criminale, che veniva dalla Germania ed era fuggito in America, perché in Germania aveva, insomma, era stato in carcere per aver commesso delle truffe. Lui in particolare truffava per migliaia di euro, quindi si faceva proprio delle mega truffone giganti. Tra l'altro questo Thomas, con i soldi delle sue truffe, si è pagato un appartamento nello stesso comprensorio, no? Dove viveva Chico, quindi quegli appartamenti super lussuosi di cui vi parlavo poco fa. Lì, è proprio lì che Knott farà amicizia con Chico e che poi gli presenterà Tony, perché è Knott l'anello di congiunzione dell'amicizia tra Chico e Tony, no? Ecco. Quindi questo Knott, diciamo che... però vediamo meglio chi è questo Knott. Praticamente lui verrà, peraltro, condannato per truffa nei confronti di Tony Pike. Cioè, è un giro di truffa assurdo, dove tutti truffavano tutti e l'unico che non truffava nessuno è quello che è finito in carcere per aver ucciso uno con il movente truffa. Cioè, è assurdo, perché... tempo addietro l'aveva già truffato Tony Pike, questo signore, e si era anche preso una bella pena di 3 anni di carcere, quindi wow. È probabile, si pensa, che Dale in realtà quella sera fosse andato a Miami, sì, per completare la trattativa e per stare anche con Kiko, eccetera, ma anche per regolare i conti con questo Knott. Quindi si pensa che magari quella telefonata l'avrebbe potuta fare a Knott e che a ucciderlo potrebbe essere stato Knott.
Questo perché? Perché Knott aveva un alibi che pareva De Fero. Pareva De Fero perché praticamente lui diceva: ah, ma io quella sera è impossibile che abbia ucciso, perché ovviamente era finito tra i sospettati questo Knott, ma subito archiviato. Già, io ho fatto una festa in casa mia, ho organizzato una festa, c'erano anche tanti ospiti, no? Quindi, voglio dire, non posso aver ucciso questa persona. E lì ci saranno tutti i testimoni che testimonieranno del fatto di essere stati a questa festa, di aver visto effettivamente Knott alla festa, anche se i testimoni scazzano sugli orari, cioè quando vengono messi alle strette per quanto riguarda da che ora, ma hai visto Knott, tutti quanti dicono un po' orari diversi, quindi sembra un po' strano. E per di più, da un'intervista che hanno fatto le Iene alla ex moglie di Knott, pare che Knott quella sera, in realtà, sì, aveva fatto la festa e aveva partecipato alla festa, ma non aveva partecipato per intero alla sua festa, si era assentato per ben 2 ore, quindi era andato e poi era tornato. Ora, questa cosa l'ex moglie l'ha detta alle telecamere delle Iene e si è detta disponibile a confermare questa tesi e tutto il resto, perché all'epoca non lo aveva testimoniato. Perché adesso si sono svegliati un pochino, la gente piano piano si è svegliata e ha detto: ah, sai che forse ho fatto del danno a testimoniare. Dici? Comunque, non capisco neanche perché il carcere a vita per Chicco non è un po' troppo, anche se fosse colpevole? Abbastanza. Comunque, anche qui l'ex moglie che dice che lui non è stato a casa tutto il giorno, cosa avrà fatto in queste 2 ore? Boh. Però si sa che Knott inizialmente è stato indagato così come Chicco, cioè era anche lui nel registro degli indagati. Però Knott ha fatto un accordo. Io non so bene come funzionano questi accordi, un accordo secretato al quale non si può accedere perché è segreto questo accordo. Ha fatto un accordo con l'accusa, con la procura, a quanto pare, e non sapremo mai che cosa si sono detti, in che cosa si sono accordati. Fatto sta che Knott, senza nemmeno troppe indagini o cose, è stato rilasciato, cioè gli hanno dato un po' di carcere per una truffa e poi in realtà si è fatto solo 35 giorni di carcere, Knott. 35 giorni di carcere. Io, ora, forse per evitare la pena di morte, se la pena di morte si è fatto 35 giorni di carcere, cioè, boh. E poi questi, io non capisco come sia possibile che una procura possa fare dei patteggiamenti, cioè non so come si chiama, degli accordi con i sospettati, che poi diventano dei testimoni. Questi accordi rimangono segreti a tutti, e segreti per sempre, mai, cioè la giustizia non dovrebbe essere un attimino più trasparente, scusate, cioè mi ci rimango un pochino così. Altra prova contro Knott, che direi che questa è abbastanza incastrante, perché qui non andiamo molto in là. La calibro 22. Ora, l'arma del delitto, per quanto riguarda l'omicidio di Dale, non è mai stata trovata. E la polizia non la troverà mai, l'arma del delitto. Però sappiamo che è una pistola calibro 22. Ora, Chicco ha un ricordo. Ovvero, si ricorda, e non ha solo un ricordo, ci sono anche dei documenti, che un giorno andarono, l'anno precedente, il 97, andarono lui e Knott insieme, perché poi erano vicini di casa, quindi facevano anche qualcosa insieme. Andarono ai grandi magazzini a fare shopping. E praticamente Knott quel giorno comprò una calibro 22. Solo che non aveva i soldi, insomma la sua carta non funzionava. Strano che la carta di un ex truffatore non funzioni, vabbè. E chiederà a Chicco di anticipargli i soldi, e Chicco pagherà quella calibro 22 con la sua carta. Questo l'avrebbe potuto fregare di brutto. Infatti inizialmente quando ho trovato la ricevuta, però fortunatamente il commesso confermerà la versione di Chicco e dirà che effettivamente la pistola era sì stata pagata da Chicco, ma era stata registrata a nome di Knott. Quindi Knott c'aveva una calibro 22. Più di così.
E guarda caso, questa pistola è stata cercata, ovviamente, non l'arma del delitto, ma la pistola di Knott è stata cercata, ma questa pistola non è mai stata trovata. Quindi non hanno trovato sparita sia l'arma del delitto sia la pistola di Knott. Forse erano la stessa pistola. Quindi sono sparite perché sono la stessa pistola. Interessante. Ma ovviamente tutte queste cose no, perché Kiko aveva fatto il, scusate, Knott aveva fatto questo strano accordo per cui queste accuse a lui non vengono mai formulate. Ops, ho dimenticato i documenti. Non è che me li presti. Guarda, a momenti, cioè, mi sembra veramente che Knott, cioè, mettendo insieme tutti i pezzi, ci sono molte persone che sostengono che il vero colpevole sia in effetti Knott. E che abbia premeditato tutto per incastrare Chicco Forti. E questa cosa, considerato le evidenze che sono venute fuori, diventa sempre più papabile. Anche perché, ricordiamoci, che era Knott che aveva truffato Tony. Ed era Knott che il giorno prima dell'omicidio, e qui bah, si apre il mondo, aveva avuto una discussione con Dale proprio riguardo alla truffa fatta nei confronti di suo padre Tony. Quindi è come se la storia di Knott fosse stata presa e spostata su Chicco Forti, sostituendo la figura di Knott con Chicco Forti. E papam, viene fuori la verità. Solo che questa verità si incastra male perché Chicco Forti non c'entrava un cazzo. Ma questa verità che hanno attribuito a Chicco Forti si incastra, guarda caso, a meraviglia con Knott, con Thomas Knott. Questo Thomas Knott era un ex criminale che era, come dire, era arrivato in America dalla Germania perché in Germania era stato in carcere 6 anni perché faceva delle truffe. E c'aveva, sì, c'aveva gli amici nella Pula, molto probabilmente c'aveva gli amici nella Pula. Ma c'è un'altra svolta, c'è un altro colpo di scena, ovvero arriverà la prova regina. Perché qui, fino a qui, non c'erano delle prove contro Chicco Forti, non c'erano. C'erano solo lui che aveva detto una bugia e aveva detto la bugia alla moglie e poco altro. E l'ipotesi del movente, ma non c'erano delle prove contro Chicco. E allora cosa si fa? Dopo 3 mesi di indagini, quando stavano per scadere, stava proprio per scadere, anzi, mi sa che era già scaduto il termine delle indagini, così in corner, immediatamente dopo 3 mesi che c'avevano la macchina di Chicco, improvvisamente trovano la prova regina. Ah, trovano questa prova regina, cioè dietro la macchina, nella zona tipo del dell'escigas, adesso non so bene come si chiami il bocchettone, trovano dei granelli di sabbia, un pirulino di sabbia, e quella era la sabbia di Sewer Beach, dove era stato trovato il cadavere, sicuro. E voi direte, ah, perché in quella sabbia c'era il sangue, forse, no? No, no, non c'era il sangue, c'era solo sabbia, era sabbia. Ora, come fai a dire che quella sabbia era la sabbia di Sewer Beach? Cioè, ogni spiaggia ha una sabbia speciale. Peraltro, su questa cosa i geologi si sono spaccati tantissimo, perché alcuni dicono che sì, che è quella perché la sabbia di Sewer Beach è particolare, no? Alcuni altri invece dicono che siccome la spiaggia di Sewer Beach è tutta sabbia di riporto, poi non so bene, di riporto vuol dire che è mista da varie parti, quindi è una sabbia mista, non può essere attendibile questa prova. Però in ogni caso questa diventa la prova maestra, raga, diventa la prova regina. Peraltro non ci sono foto di questa sabbia sulla macchina di Chicco. Cioè, ci sono le foto del campione della sabbia, di quando hanno ritirato il campione della sabbia. Ci sono le foto fatte precedentemente all'auto. Ma quel giorno lì che hanno trovato la sabbia è stato proprio un giorno sfigato, perché è successo di tutto in centrale. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno del monta del cosa, come si chiama? Montacarichi per alzare, no, la macchina di Chicco, ma non andava, quel giorno si era rotto, non c'era più il montacarichi. E quindi, sti poveri poliziotti hanno dovuto prendere la macchina di Chicco, guidarla fino dal meccanico. Quindi lì potevi prendere su tutto il sabbione, cioè cosa vai a fare delle analisi se poi la guidi te e la porti te dal meccanico?
per analizzarla lì perché c'ha il montacarichi. Tra l'altro questa è una cosa illegale pure questa, perché hanno manomesso le prove, ovviamente. E guarda caso, proprio in quell'occasione trovano la sabbia di Seaward Beach, no? Però non ci sono le foto. Com'è che non ci sono le foto? Guarda, si era rotta anche la macchina fotografica. Ciao boia, che sfiga, eh? Proprio incredibile, incredibile. Quindi, sostanzialmente, arriviamo alla... come dire, al verdetto di colpevolezza nei confronti di Kiko sulla base di una giuria popolare che si è basata su prove indiziarie assolutamente basate quasi sul pettegolezzo e come prove, diciamo, fattuali, cioè le prove quelle che non erano indiziali ma che erano proprio prove, erano la sabbia, questa sabbia qui. E la telefonata delle 19:16. Perché la telefonata delle 19:16 è importante? Perché in quella telefonata lui chiamerà la moglie e non dirà alla moglie di aver preso Dale. Perché, come vi dicevo prima, no, alla moglie stava sul cazzo questo Dale, quindi lui le mente per non prendersi, no, rotture di maroni, no? E questa telefonata verrà fatta proprio alle 19:16. Ma guarda un po', l'autopsia fatta sul corpo di Dale viene firmata dal medico legale con ora della morte, morte avvenuta nell'intervallo di tempo, e questo c'è proprio sul verbale, lo potete andare a leggere, morte nell'intervallo di tempo tra le 18 e le 19:16. Allora, raga, io non è che sia un'esperta di autopsie, però ne abbiamo viste un po'. E gli orari non sono così. Cioè, non funziona così. Non è che ti dicono indicativamente dalle 18 alle 19:16. Indicativamente alle 19:16, eh? Che guarda caso era proprio il lasso di tempo in cui erano stati insieme Chico Forti e Dale. Vien da pensare, da pensare male, dici perché te pensi male, vien da pensare male che magari il medico legale sia stato, come dire, inculcato nel scrivere questo. Perché è una coincidenza un po' strana. Infatti, questa cosa a processo verrà portata. Ecco, avete visto? Anche l'autopsia conferma che allora Chico Forti ha ucciso Dale e subito dopo ha chiamato sua moglie. Ci sta tutta la chiamata alle 19:16. Certo. Come no, palese. Alle 18 lo ha preso dall'aeroporto, ha fatto tutto in quel lasso di tempo lì, no? L'autopsia lo conferma. Sì, è nato, è morto al 32esimo secondo delle 19:16, Blue Pies, esatto. È 19:20, palese, ma sì. Ci sono più possibilità sia stato uno squalo assassino armato di calibro 22 che Kiko. Ma infatti, cioè, qui non sta proprio in piedi l'accusa contro Kiko. Peraltro, Kiko, quando lo accuseranno, quando arriverà la giuria popolare che daranno il verdetto di colpevolezza, sapete che all'imputato è concessa un'ultima parola. Cioè, vuole dire qualcosa prima di finire in carcere per tutta la vita e buttiamo la chiave a mangiare scarafaggi? E lui ha risposto: I'm speechless. Cioè, non ha detto. Era sconvolto. Non poteva crederci neanche lui. E diciamo che tutto il processo è stata una vera e propria pagliacciata. Perché c'era la giuria popolare distratta che mangiucchiava. E Tony Pike che faceva il disabile non essendolo con la badante, faceva finta di essere demente. E adesso fa ridere, ma veramente è grottesco, non fa ridere per niente, fa piangere, fa incazzare come una bestia. E l'accusa che era particolarmente aggressiva, e vabbè, ci può anche stare, la difesa che faceva la sottona in continuazione, cioè la difesa che mancava i colpi in continuazione, cioè dicono chi ha assistito al processo che la difesa sembrava proprio un incapace di fare il suo lavoro. Cioè, è passata per incapace, ma era semplicemente corrotta, raga. Immagina che rabbia deve tenere in corpo questa persona. Sì, peraltro, quando vedrai, se vedrai le sue interviste, lui è un uomo veramente. È zen. Lui ha una capacità di tenere la calma. Poi ci sono dei momenti che lo vedi che
Però il suo obiettivo di vita, lui dice sempre che al posto che guardare al passato e triggerarsi e arrabbiarsi per quello che è successo, lui tende a voler guardare al futuro e quindi a fare progetti, a sognare quando uscirà, perché lui è sempre stato io uscirò, io uscirò, io ce la farò, io sono innocente, io ci credo che ce la farò, qualcosa si muoverà. Il problema qual è? Che lo Stato italiano non ha fatto una sega per questo cristiano. Cioè, noi come Stato italiano ci siamo completamente dimenticati di quest'uomo qua. Perché non era un caso politico, perché non era un qualcosa che avrebbe portato a dei voti, diciamo, sostanzialmente. Cioè, non era un caso che... se fosse stato un caso mediatico, molto probabilmente si sarebbero fatti in quattro per andare a liberare questo cristiano. Ma non lo è diventato, quindi il popolo non era così legato a questa figura. E quindi il popolo, cioè lo Stato italiano, la politica italiana non si è mossa in favore di Chicco Forti, non si è mossa per ben 20 anni. E sapete chi ha dovuto fare qualcosa? Il governo Lega 5 Stelle, che uno dice, o almeno una cosa buona, una cosa. L'hanno fatta. Sono riusciti lo scorso 23 dicembre a convincere il governatore della Florida e tale Ron DeSantis. Poi si sono anche, come dire, i governi sono cambiati, i governi americani sono cambiati. Sono passati 23 anni. Cioè, capite in 23 anni quante cose succedono? E quindi sono finalmente riusciti a far accogliere a questo governatore della Florida, questo nuovo governatore della Florida, a far accogliere la grazia per Chicco Forti e concedergli sta... Oh, sta grazia, gliel'ha concessa la grazia. Quindi abbiamo un lieto fine, ma Chicco Forti non è ancora tornato in Italia. Cioè, a dicembre sono passati un po' di mesi. Adesso lui, cioè, come dire, a te ti dicono... Oh! Ti hanno concesso la grazia, sei libero, torni in Italia, evviva, faccio le valigie. No, no, aspetta, ci vogliono 6 mesi, 7 mesi. Cosa? E quindi sì, lo hanno detto, poi dal dire e il fare, già di mezzo il mare. Ora, io non ho molte, non ho molte informazioni riguardo all'ultimo mese, cioè... gli articoli che ho letto, gli ultimi articoli di news, sono quelli di un mese fa che dicono che maggio era un mese decisivo per scoprire quando lui sarebbe arrivato in Italia. Che ci arrivi è sicuro. Il problema è capire quando. No, no, certo, cioè che lui ci torni è sicuro, tornerà in Italia sicuramente, però bisogna capire quando, come, in che condizioni, a che condizioni e tutto il resto. Quindi è esatto, perché gli USA quando succedono delle cose in Italia si mobilitano per i loro cittadini. L'Italia purtroppo non si mobilita, però c'è anche da dire che secondo me non è tanto l'Italia non si mobilita, l'America si mobilita. È che l'America si è mobilitata, per esempio nel caso di Amanda Knox, ma perché Amanda Knox era diventato un caso mediatico internazionale. Cioè, Amanda Knox c'era la gente con i forconi che la rivoleva a casa. Questo non è stato un caso a cui hanno dato molta attenzione, purtroppo. E quindi Chico è stato dimenticato dallo Stato italiano. È stato dimenticato dai media italiani, che ogni tanto tirano fuori così, ma cioè, anche io sinceramente di questo caso qui non avevo mica sentito tanto parlare. E ho visto il servizio delle Iene, me l'aveva anche parlato mio babbo, ma non l'ho sentito tirar fuori così spesso. Ed è 23 anni che è là dentro. Quindi, cioè, ci hanno avuto di tempo per parlarne.